probabilmente sogno solo. Pregiatissimi concittadini, siamo giunti al terzo anno di questa straordinaria esperienza amministrativa e, come giusto che sia, sono lieto di rendervi conto delle iniziative intraprese in questo anno trascorso. Nessuno di noi poteva immaginare che ci saremmo trovati a dover affrontare una pandemia, una nuova che abbiamo vissuto con grande senso di responsabilità, cercando come sempre di fare del nostro meglio per non lasciare nessuno solo e allo stesso tempo venendo incontro alle molteplici esigenze che quotidianamente si sono presentate. Il Covid-19 sarà destinato a cambiare le nostre vite, il nostro modo di fare, la nostra quotidianità, ma di certo abbiamo dato grande prova di come, nei momenti di necessità, riusciamo ad essere uniti gli uni con gli altri, superando anche le piccole incomprensioni quotidiane. Non è stato facile farsi trovare pronti, ma credo che siamo stati una guida autorevole e sicura e grazie alla prevenzione e alla grande attenzione mostrata siamo riusciti a non avere alcun contagio. Se ciò è stato possibile, il merito non è stato solo nostro, ma senza dubbio di ognuno di voi, che come sempre avete seguito le nostre indicazioni. Da poco sono diventato padre per la seconda volta, con la nascita del piccolo Mattia, una gioia immensa che condivido con la comunità che mi onoro di rappresentare e che allo stesso tempo cerco di conciliare con gli impegni di sindaco e di deputato regionale, ruoli di grande responsabilità che rivesto grazie alla vostra fiducia. Non sono mancati momenti di sconforto, ma allo stesso tempo, dopo questo primo giro di boa, vi avevo promesso che sarebbe iniziata una nuova fase, quella che vedrà nel prossimo biennio la nostra comunità protagonista di molteplici finanziamenti e opere pubbliche destinate obbligatoriamente a cambiarne il volto. Non sarà facile gestire tutto ciò e vi chiedo in anticipo scusa se qualche volta non siamo stati all'altezza del ruolo che ci avete assegnato. Ma l'asticella di vivibilità della nostra comunità è sempre più alta e questo non può che determinare un impegno e un'attenzione sempre maggiore che vogliamo e dobbiamo portare avanti. Tutto ciò affinché il modello Santa Teresa di cui andiamo fieri possa continuare ad essere apprezzato da chi ci osserva dall'esterno. A voi che siete l'unico vero giudice e alla vostra autorevole attenzione sottopongo i risultati raggiunti in questo anno, in questo terzo anno di azione amministrativa e i percorsi intrapresi per lo sviluppo della nostra comunità che mi avete onorato di presiedere. Con immenso affetto, Danilo. Quella che vi ho letto sono le riflessioni introduttive di quella che sarà la terza relazione annuale. Dico sarà perché non vi nascondo che non l'ho ancora completata. Solitamente io la relazione la faccio durante i mesi dell'anno. Quest'anno, l'inizio dell'anno, con il Covid ovviamente ci ha impegnati in tante attività, quindi ho dovuto dedicare molto tempo ad altro e lasciarne meno alla relazione. È quasi completa, mancano gli ultimi dettagli e poi la pubblicheremo. Non la stamperemo perché non è indicato in questo momento magari fare le consegne a domicilio e quant'altro e quindi eviteremo di stamparla, però come giusto che sia lasceremo una traccia scritta di quello che è il percorso amministrativo di questo terzo anno di mandato e poi daremo la possibilità comunque a tutti di scaricarla, di visionarla e quant'altro. Poi riprenderò a stamparla però, perché è una cosa che mi piace e che credo sia la possibilità a tutti di leggere con calma e tranquillità quello che abbiamo fatto, le cose giuste, le cose sbagliate, così avete anche la possibilità di, nel bene o nel male, di criticarci. Bene, alla mia destra hanno bisogno di presentazioni? No. Gianmarco Lombardo, Domenico Trimarchi, Annalisa Miano ed Ernesto Sigillo, la nostra splendida giunta. Alla mia sinistra c'è Carmelo Caspanello, che non ha bisogno di presentazione sicuramente. Lo potete fare un applauso. Ovviamente sono timorosi. E poi c'è Carmelo Caspanello, Tempo Stretto, la Sicilia, insomma, firma storica della nostra Riviera Ionica. E poi c'è Fortunato Marino, Tele 90, TG Messina. Anche lui da qualche anno segue in maniera più costante e più precisa la nostra zona. Un applauso ovviamente anche a Fortunato. Salutiamo Gianluca Santisi che purtroppo non è qui con noi perché sta poco bene, ma era prevista anche la sua presenza.
prima di iniziare a sottopormi alle vostre domande e poi successivamente alle domande del pubblico, permettetemi di chiedervi due cose. La prima, di salutare ovviamente tutto il Consiglio Comunale che è qui presente, ma di salutare il nostro consigliere Rosario Pasquale che è qui con noi, che ha avuto un piccolo incidente di percorso, piccolo, ma siccome è forte e temerario lo ha superato alla grande e speriamo di poterlo vedere già dal prossimo Consiglio Comunale nuovamente insieme a noi. La seconda cosa ve la chiedo per la fase finale di questa serata. Come sapete, nella nostra Riviera c'è una giovane ragazza, 18enne, Angelica, che sta attraversando un momento particolare della sua vita. Siamo stati bravi, non solo come comunità di Santa Teresa, ma come comprensorio, ad aiutarla e a starle vicino con una raccolta fondi importante, perché immaginate che siamo riusciti a raccogliere quasi 100.000 euro per sostenere la sua prima 100.000 euro per sostenere la sua prima operazione. Purtroppo questo male, speriamo che sia curabile, necessita adesso di altre due operazioni e quindi è stata avviata una seconda raccolta fondi. Sarà possibile fare una donazione qui all'ingresso tra poco, ma sarà possibile anche farla online tramite GoFundMe, che è un sito che permette di fare delle donazioni. Ecco quello che vi chiedo, so che l'avete già fatto, so che tanti di voi l'hanno già fatto, vi chiedo di fare un ulteriore sforzo perché queste due operazioni devono essere sostenute e perché noi abbiamo l'obbligo morale di dare un'ulteriore possibilità, una speranza di vita a questa nostra concittadina come se fosse una nostra figlia, e sono certo che ognuno di voi sarà sensibile nel farlo. Nel frattempo, e concludo e poi mi siedo veramente, aspetto gli altri, il mio amico e collega deputato Vincenzo Figuccia, che saluto e fategli un bel applauso perché viene da Palermo, insomma, l'applauso se lo merita. Ho parlato abbastanza, l'altro ospite di stasera che ci porterà anche lui più tardi un saluto, avete dubbi di chi possa essere? Come? Avete dubbi? Nessun dubbio, no? Allora non vi dico niente, lo lasciamo così, coperto. Mi siedo e lascio subito la parola a Carmelo Gaspanello. Vai Carmelo, fai tu tutto quello che vuoi. Insomma, non ci sono filtri, non ci sono veli. Non cominciare subito pesante, però andiamo leggeri. Confermo. Mi sentite? Sì, anzi. Dicevo, confermo sul fatto che non ci sono filtri, assolutamente. Buonasera a tutti. Sembra sia trascorso non un anno, ma una vita da quel giorno in cui, un anno fa, il sindaco Danilo Lo Giudice ha illustrato la sua relazione semestrale. Eravamo a Piazza Bianca, cominciamo con un argomento molto pesante, se ricorda, sindaco, e che riguardava lo sfregio del vostro mare, tutta quella sporcizia, quella fogna che si vede di tanto in tanto. Ne parleremo nel corso della serata. Mi sembra doveroso oggi cominciare con un argomento di cui tanto si sta discutendo in questo momento, non solo a Santa Teresa di Riva, forse voi vi siete mossi un po' prima rispetto agli altri, che è quello dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ci sono tante famiglie che attendono delle risposte. I comuni stanno cercando di fare quel che possono, però sappiamo quali sono le difficoltà a partire dai banchi, da tutte le disposizioni che vengono dettate. Un giorno si sente dire una cosa, siamo arrivati dal banco unico al doppio banco che si può utilizzare fin quando non arriveranno i banchi singoli e così via. Ho visto che il primo punto della sua relazione riguarda proprio le strutture scolastiche. Ci sono importanti lavori che saranno eseguiti, alcuni inizieranno a breve, e quindi questo sarà il primo argomento che a mio avviso merita di essere trattato e di grande importanza. Ma partirei proprio dalla situazione delle scuole a Santa Teresa, anche perché c'è un'opera importante e che prenderà il via tra poco, che è la ristrutturazione della scuola Muscolino al centro di Santa Teresa di Riva, ma giunge in un momento delicatissimo della nostra storia, che è quello del Covid-19. Cosa sta succedendo? Come siamo messi? Alle famiglie di Santa Teresa questa sera cosa si può dire innanzitutto? Come si partirà? Si partirà, almeno per quanto riguarda la parte che interessa. Sì, è un argomento sicuramente molto delicato, stiamo prestando la massima attenzione, come giusto che sia,
su un tema delicato come quello delle nostre scuole. È chiaro che da un lato abbiamo una bella notizia, che è quindi dell'adeguamento sismico della scuola elementare Felice Muscolino, che peraltro è la scuola più importante proprio come struttura nella nostra comunità, un finanziamento di circa 3 milioni di euro, sono state già espletate le procedure di gara, inizieremo i lavori a settembre, la ditta è già individuata. Dall'altro ovviamente arriva il Covid che ci mette un po' tutti in difficoltà. Il finanziamento non è rinviabile, purtroppo dobbiamo necessariamente partire, per cui abbiamo optato per quella che può essere una soluzione che intanto ci consente di dare avvio all'anno scolastico con l'utilizzo di 4 aule della scuola Lionello Petri, 4 aule più un piccolo laboratorio, 5 sostanzialmente, un'altra riusciremo a ricavarla noi. È chiaro che questo crea disagio, crea confusione, è chiaro che ci siamo confrontati con le dirigenti scolastiche sia della direzione didattica che dell'istituto comprensivo, è chiaro che l'obiettivo comune da parte di tutti noi, mio come amministrazione ma anche delle dirigenti, è quello di trovare la soluzione migliore per i nostri ragazzi. È chiaro che c'è ancora qualche dubbio, perché le normative cambiano di secondo in secondo. Fino a ieri, fino a qualche settimana fa, sembrava che ci volessero, non lo so, 100 metri quadri per 10 bambini. Adesso siamo arrivati al punto che anche il metro di distanza può essere, come dire, bypassato. Questa è proprio fresca dell'altro ieri, se si utilizza la mascherina. Nel mio cuore, il mio desiderio vorrebbe vedere i bambini tutti sistemati, senza mascherine, giusto, e sono certo che con quella che è la collaborazione che c'è sempre stata con le nostre dirigenti riusciremo a trovare le soluzioni migliori per i nostri ragazzi. Ci siamo mossi ovviamente per quanto riguarda i lavori, abbiamo già stanziato e avviato i lavori per 53.000 euro alla scuola Petri per quello che sarà la possibilità di accogliere parte dei ragazzi della direzione didattica, altri verranno allocati nelle altre scuole delle altre zone. Oltre a questo abbiamo utilizzato i 40.000 euro che ci sono stati dati dal Ministero per l'acquisto dei banchi monoposto che ci sono stati richiesti sia dalla direzione didattica che dall'istituto comprensivo e per altre funzionalità necessarie. Ovviamente, arriveranno per il primo giorno di scuola? Si sa... Io dico che arriveranno per un semplice motivo, perché credo che siamo uno dei pochi comuni che ha espletato le procedure con una rapidità unica. La ditta ci ha garantito che per quanto riguarda la fornitura che abbiamo richiesto noi sulla base delle istanze presentate dalle dirigenti scolastiche, ci è stato garantito che 2 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico arriverà, e io sono certo che così sarà. Questo ci consente di affrontare il tutto con maggiore serenità, ma ovviamente l'attenzione da parte nostra è non solo massima ma quotidiana per cercare di fare in modo che tutto funzioni nel miglior modo possibile. Fortunato. Buonasera anche da parte mia. Il tema importante è questo della scuola, che ci riallaccia all'attualità, ma l'attualità è anche la crisi economica che è conseguenza di questa emergenza sanitaria, una crisi economica che stiamo vivendo anche nelle località, soprattutto nelle località a vocazione turistica. Allora parto da quello che è un vanto anche di questa amministrazione, la bandiera blu, nel suo programma dice della relazione, perché il sindaco diceva che la relazione non è ancora pronta, ma c'è l'indice con i punti che poi evidentemente saranno sviluppati. Bandiera blu per il quarto anno, bandiera blu conquistata anche dalle terme. Nella zona, nella riviera, io muovendomi da un anno a questa parte, anche su questo tema, ho sentito che qualcuno ha detto che la bandiera blu si compra, che probabilmente alle terme l'ha acquistata, così come l'ha acquistata Santa Teresa. Perché? Perché il mare è lo stesso, sì, la spiaggia è attrezzata, questo è il primo punto. Allora, cosa ha prodotto effettivamente la bandiera blu poi in termini pratici nell'economia di questo territorio in passato, ma soprattutto cosa ha prodotto oggi in questo momento di crisi? Qualche sindaco anche del comprensorio ha detto che avrebbe voluto realizzare dei villaggi turistici chiudendo le strade, chiudendo i lungomari. Non credo e non vedo che ci sono villaggi turistici in questo senso anche nei comuni vicini, ma Santa Teresa è davvero la bandiera blu una marcia in più, quando poi ci sono anche delle problematiche, come diceva poco fa Carmelo, purtroppo è evidente anche talvolta l'inquinamento, le difficoltà che ci sono
possono essere anche attribuite a questioni sopra la responsabilità del comune, ma intanto ci sono, i cittadini hanno da una parte la bandiera blu, quindi la spiaggia attrezzata, e poi magari rischiano di fare il bagno in un mare che non è davvero cristallino. E quindi economicamente oggi, in questo 2020, la bandiera blu ha dato qualche risultato all'economia di Santa Teresa? Sindaco, mi permette 30 secondi soltanto, perché Fortunato ha parlato dell'ultimo anno, cioè da quando, qua secondo me, prima che il sindaco risponda, bisogna andare indietro di almeno 5 anni, 4-5 anni. Perché dico questo? Perché è vero che ci sono tantissime difficoltà anche a Santa Teresa, ci sono dei risolti, ne parleremo dopo, però da Santa Teresa, e questo mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, è partito un movimento che si è espanso poi in tutti gli altri paesi. Uno stimolo. È stato da stima, c'è stata una competizione in termini positivi che ha portato poi, qua sto andando oltre la bandiera blu, quello è un discorso a parte, ora risponderà il sindaco, ma è partita una competizione sia per quanto riguarda la raccolta differenziata, sia per quanto riguarda i servizi sulle spiagge. Le spiagge non erano così 7 anni fa non erano in questo modo, quindi che ben vengano queste competizioni. Poi ci sono le altre difficoltà grosse, comprensoriali, perché là non si tratta più del singolo comune una sola volta, ma di quello ne parleremo dopo. Mi scusi sindaco. Assolutamente, parto dalla fine, cioè da quello che diceva Carmelo Caspanello. Quello che abbiamo fatto noi negli ultimi 6 anni, 7 anni di amministrazione, non è che ce lo siamo inventati dalla luna, lo abbiamo fatto talvolta anche copiandolo da realtà migliori. Mia madre, quando andava a scuola, mi diceva sempre: prendi, mia madre che è qua, dov'è là? Mi diceva sempre: prendi l'esempio da chi è più bravo. Magnetto lo studio, no, ma tu devi prendere l'esempio di che, e noi questo abbiamo fatto, la differenziata, la bandiera blu, tutte quelle iniziative che abbiamo messo in campo fondamentalmente non rappresentano un unico Santa Teresino, è un qualcosa che abbiamo intravisto in altri comuni, anche talvolta girando, e abbiamo cercato di riportarlo qui per migliorare la vivibilità di una comunità. E possiamo dire di tutto, del sindaco, dell'amministrazione, tutto quello che vogliamo, ma che la nostra comunità negli ultimi 6-7 anni sia cresciuta in maniera vertiginosa, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Che la nostra comunità abbia dei problemi atavici, questo è anche vero, che vanno risolti, questo è anche vero. Ma entriamo nel dettaglio e rispondo a quello che diceva Fortunato sulla bandiera blu nel tema. Sicuramente la bandiera blu nei 4 anni ha rappresentato un elemento di lancio. Santa Teresa era prettamente una comunità commerciale, una storia legata ai limoni antica, il ciclo dei limoni finisce, Santa Teresa diventa una comunità prettamente commerciale e non riesce ad emergere mai da un punto di vista turistico. E poi è stato quello che senza dubbio ha dato lo slancio maggiore alla nostra comunità. È chiaro che poi negli anni questo slancio è via via diminuito. Oggi la bandiera blu è un punto cardine, un elemento essenziale nella nostra comunità, non soltanto per quelli che sono i servizi in spiaggia, ma per tutta una serie di iniziative, perché si pensa spesso che la bandiera blu sia legata solo alla spiaggia. La bandiera blu è legata a tutta una serie di fattori di vivibilità, dalla casa dell'acqua, dalla raccolta differenziata, dalla riqualificazione urbana, gli interventi di riqualificazione urbana, gli interventi a sostegno e a tutela dell'ambiente, gli interventi che riguardano la spiaggia, lo abbiamo detto, i servizi connessi alla spiaggia, le acque di balneazione. Ecco, faccio una parentesi veloce e poi entreremo nel dettaglio. Le nostre acque di balneazione non lo dice il sindaco, non lo dice il sindaco, lo dice il sito del Ministero della Salute, che è pubblico e che chiunque può andare a visionare. Il Ministero della Salute, quindi l'ASPO competente, fa 5 campionamenti in 5 punti diversi, uno ogni 30 giorni in ogni comune, nel nostro caso a Santa Teresa sono 5, e fa un'analisi puntuale di quelle che sono le condizioni dell'acqua, e su questo non c'entra il sindaco, lo fanno loro e certificano la balneabilità o non balneabilità dell'acqua. Noi abbiamo un altro obbligo che ovviamente portiamo avanti, che è quello di fare le analisi in entrata del depuratore e in uscita dal depuratore, cioè dire cosa esce dal nostro depuratore. Se le analisi in uscita dal nostro depuratore dovessero certificare che quello che esce non va bene e supera i limiti, il sindaco non è che può decidere
di adottare il divieto di balneazione. Il sindaco è obbligato ad adottare il divieto di balneazione. Le nostre analisi delle acque di balneazione non hanno mai dato un valore fuori dal limite. Devo dire per onestà intellettuale che sia lo scorso anno che anche quest'anno noi come tutti, perché molto spesso io su Facebook non riesco su questo tema a rispondere sempre e mi dispiace, perché è un tema molto complesso che non può essere affrontato con un post su Facebook a una risposta veloce. Però noi, come tutti gli altri, siamo sottoposti a una serie di controlli da parte dell'ARPA, che peraltro è l'organo competente che è venuto qui il 12 e il 13 di luglio a fare l'ispezione, con la verifica, con il campione che viene prelevato insieme alla Guardia di Finanza. Non è che non siamo sottoposti ai controlli, noi i controlli li abbiamo avuti e ce li abbiamo. È vero anche che io ho chiesto un sacrificio a tutto il Consiglio Comunale importante l'anno scorso. Io a settembre, quando abbiamo predisposto la variazione di bilancio, ovviamente insieme a tutto il Consiglio Comunale, abbiamo deciso di prendere 200.000 euro che erano destinate ad altre cose, a sistemare una piazzetta, a realizzare un piccolo parcheggio, a fare qualche altra cosa. Abbiamo preso 200.000 euro e li abbiamo destinati a miglioramento dell'impianto di depurazione, lavori che si sono conclusi da poco, che ci ha consentito sicuramente di efficientarlo, di migliorarlo ancora di più. Parliamo comunque sempre di una macchina da dare. Allo stesso tempo, nell'approvazione di questo bilancio ho previsto la possibilità anche di fare un mutuo per un progetto, perché abbiamo realizzato un progetto nel breve periodo e quindi questo intervento di 200.000 euro, un progetto di più ampio periodo e quindi a più lungo termine di circa 800.000 euro che ci è stato realizzato e consegnato, faremo un mutuo e andremo a ammodernarlo complessivamente. Però una cosa ve la voglio dire e ve la dico fuori dai denti, che non passi il messaggio che è Santa Teresa ad inquinare il mare, non di Santa Teresa ma della Riviera Ionica, perché ve lo garantisco che così non è assolutamente. Questo lo ribadisco perché sono convinto di quello che dico, perché so quello che dico, ma perché spesso e volentieri quello che trovate in spiaggia purtroppo non arriva dai depuratori, ma lo potete constatare da voi stessi. Sì, no, ma è possibile che la interrompo, che da anni, da lustri siamo qui a discutere sempre della stessa cosa, della stessa quale sia la fonte di questo increscioso problema. Parliamo del bene più prezioso che abbiamo. Se ci tolgono il mare, qua è finita la bandiera blu, la bandiera lilla, tutte le varie bandiere. Cioè, com'è possibile che non si riesca ad arrivare alla fonte del problema e cercare poi di risolverlo, non dico in un mese, due mesi, perché probabilmente sarà qualcosa di complesso, ma com'è possibile? Io sono convinto di un fatto, che il lavoro che in questo momento viene fatto di attenzione e controllo sui depuratori è importante, va fatto e gli organi competenti, quindi parlo dell'ARPA, la Guardia di Finanza, fanno bene a controllare ogni anno i nostri depuratori complessivamente tutti. Però è anche vero che purtroppo il mare non è divisibile, non puoi alzare un muro all'ingresso e all'uscita del paese. Ma la sporcizia da dove arriva? Non si la sporcizia, la sporcizia può arrivare da ovunque. L'anno scorso, mi ricordo, ci fu l'esplosione, l'eruzione a Stromboli, arrivarono dei lapilli da Stromboli in spiaggia da noi, quindi è veramente complicato riuscire a capire da dove arriva. Ma sui lapilli ci siamo, sentiamo là incalzo, fai bene, incalzo di materiale, ma parliamo di piatti di plastica, parliamo di altre cose che non voglio dire. Quello non può arrivare dal depuratore, quello arriva da altre parti, sicuramente da molti torrenti dove ci sono per esempio delle fuoriuscite abusive o sicuramente non regolari. Allora, quando si verificano queste cose? E l'altro invito lo faccio quando ci sono le piogge importanti, perché quando ci sono delle piogge importanti, il giorno dopo, due giorni dopo, io sto monitorando la situazione, spesso si riversa in mare qualcosa di indescrivibile. Non pensate che io ci stia bene, perché io ricevo centinaia di messaggi ogni volta e dover rispondere che le mie competenze arrivano fino a un certo punto e che fondamentalmente non c'è una soluzione al problema, mi pensa. Ah, una proposta la posso fare. Però sì, un attimo solo una cosa voglio aggiungere. Però allo stesso tempo oggi abbiamo degli strumenti molto importanti, quali ad esempio i droni. I droni consentono di monitorare la situazione in maniera chiara, dall'alto e soprattutto in corrispondenza di alcuni punti che è fondamentale che vengano monitorati. E quindi parliamo delle condotte sottomarine dei depuratori, perché se esce qualcosa che non funziona tu vedi una scia e te ne accorgi, così come parliamo dei torrenti.
Nell'Acitano anche le analisi delle acque di balneazione hanno evidenziato qualcosa che non funziona. Sul sito del Ministero della Salute, non lo dico io, nella zona dell'Alcantara, per non andare lontano, ci sono due blocchi, Alcantara e Acquascivoli, che sono segnati in rosso con tanto di divieto, segnato sul sito del Ministero della Salute. È inutile che monitoriamo le cose che poi funzionano. Poi monitoriamo le cose che funzionano, ma allo stesso tempo utilizziamo tutti gli strumenti tecnologici che oggi abbiamo e che ci possono consentire di risolvere il problema, perché a me pesa tanto e credo che pesi anche ai miei concittadini, ai quali chiedo di fare sacrifici per migliorare non solo la comunità ma l'impianto di depurazione e quant'altro. È antipatico scendere in spiaggia e trovarsi con una situazione che è paradossale. È ancora più antipatico sapere che tu ti ammazzi la vita per far funzionare le cose e che nonostante tu ti ammazzi la vita per far funzionare le cose, poi alla fine la mattina da un certo orario in poi ti trovi queste scie che vanno avanti e indietro e viceversa. Con l'assessore Lombardo deve fare poi il blitz, perché poi c'è l'altro aspetto. Ma una cosa, fortunato, ti lascio una questione, l'aspetto economico non ha trattato. E ora devo facciamo dire, però dico una cosa e lascio la parola a Fortunato. Lei pure è deputato regionale, c'è l'onorevole Figuccia qui questa sera. Si fanno tavoli tecnici per la qualsiasi cosa, non si riesce a mettere allo stesso tavolo tutti gli amministratori dall'Alcantara a Messina e fare un tavolo tecnico serio per cercare quantomeno di risolvere questo problema, non soltanto di affrontarlo, se già si comincia ad individuare. A discapito di chi dice che spesso mettiamo. Scusa, Fortunato, però mi sembrava. A discapito di chi dice che spesso mettiamo su questo tema la testa sotto la sabbia, noi l'anno scorso un tavolo tecnico con tutti i sindaci l'abbiamo fatto. E ovviamente nel tavolo tecnico quello che poteva emergere è che la colpa era di tutti tranne che di quelli che erano al tavolo tecnico. Perché ognuno giustamente ha cercato di difendersi. Non funzionano. Se devo essere sincero, vi devo dire la sintesi, ognuno ha detto non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, e ci siamo spostati all'altro comune che non c'era. I tavoli tecnici ne abbiamo visti tanti e talvolta non sono poco risolutivi. Sono poco risolutivi purtroppo. Sindaco, allora l'aspetto economico, perché siamo soffermati su quello importantissimo dell'ambiente, ma in termini pratici, questa bandiera blu, dopo questi 4 anni, che cosa ha portato all'economia di Sant'Agata? Io sull'aspetto economico quello che posso dirvi è che abbiamo dei numeri incontrovertibili che segnano intanto un aumento della ricettività e quindi delle presenze turistiche nella nostra comunità. Questa gente viene a Santa Teresa, soggiorna 3, 4, 5 giorni, una settimana, forse anche un giorno, ma sceglie di venire a Santa Teresa. Abbiamo avuto negli ultimi 4 anni un incremento dei B&B che è stato notevole, B&B che oggi sono riuniti in una associazione che quindi collabora in maniera costante con quello che è il rapporto con l'amministrazione. Quest'anno abbiamo voluto fare anche un'iniziativa da settembre in poi per dare una notte gratis a chi decide da settembre in poi di trascorrere 3 notti a Santa Teresa, ma anche le attività commerciali, ristoranti, bar e quant'altro ne hanno sicuramente beneficiato. Si può fare di più e meglio? Sicuramente sì. È un punto di partenza la bandiera blu e questi primi risultati che siamo riusciti ad avere? Sicuramente sì. Però oggi nessuno può dire che Santa Teresa non è anche una località turistica. Fino a 4 anni fa Santa Teresa era una cittadina commerciale, sicuramente la più importante della zona ionica del Messinese. Oggi ci affermiamo anche nell'ambito turistico e credo che possiamo continuare in questo e dobbiamo continuare in questo percorso. Oggi tantissimi hanno deciso di realizzare delle case vacanze negli appartamenti, cioè questo ci fa sperare, ci proietta per il futuro in maniera positiva, proprio per cercare di creare quel turismo giusto, che non deve essere semplicemente quel turismo mordi e fuggi o di chi ha la seconda casa, anche qui presente ci sta e va bene, ma deve essere anche un turismo sicuramente migliore che possa ampliare le prospettive che ha la nostra comunità. Carmelo, perdonami, perché sul tema del turismo, così magari lo chiudiamo, poi passiamo ad altre questioni, ma leggevo in questo sommario della relazione qualcosa che si collega e che mi sembra molto interessante: progettazione in itinere, c'è questa area per ricovero grandi natanti, e poi scrive il sindaco: proviamo a giocarci la schedina, perché in effetti se pensiamo Santa Teresa, la bandiera blu, che certamente può essere un valore aggiunto, ma questo turismo deve poi essere concretizzato, cioè la gente deve arrivare a Santa Teresa e deve avere qualcosa anche di diverso. Se noi guardiamo la riviera,
possiamo dire che non c'è un porto, dobbiamo andare alla zona Giardini, dove tra l'altro c'è tutta quella questione, il sindaco Lo Turco non è riuscito a completare, a realizzare questo progetto nonostante i due mandati dell'ampliamento del porto nella baia di Schisò. Allora Santa Teresa potrebbe effettivamente avere questa infrastruttura? È l'ennesimo annuncio che si fa, è un sogno che è nel cassetto, è stato scritto in questa relazione perché c'è l'auspicio di farlo, poi bisognerà combattere, bisogna trovare i fondi. Cioè, vediamo se è possibile avere anche un'idea più precisa, cosa potrebbe essere quest'area. Nessuno ci vieta di sognare, i santateresini sono abituati a sognare, mi permetto di dire, da qualche anno a questa parte. E noi abbiamo dato un incarico per realizzare due importanti aree di ricovero dei grandi natanti e perché no di immaginare a fare anche qualcosa in più. È chiaro che la presenza anche di un piccolo porticciolo, ma chiamiamolo di un piccolo approdo, potrebbe rappresentare un elemento essenziale. Oggi la impossibilità di ospitare delle barche di grandi dimensioni o di medie dimensioni nella nostra comunità rappresenta un grosso limite, per cui intanto è bene iniziare il percorso, intanto è bene immaginare. Io cerco di monitorare quella che è anche la possibilità e quindi gli obiettivi della spesa comunitaria europea. Siccome ho visto che nelle linee guida finalmente si può aprire uno spiraglio per i comuni anche medio piccoli come il nostro, al di sotto dei 50.000 abitanti, di avere la possibilità di ottenere finanziamenti in tal senso, intanto sto preparando la schedina. Se poi avrò la fortuna, una volta preparata la schedina, di poter intercettare il finanziamento, un po' come è stato per lo svincolato stradale, che quando abbiamo iniziato a preparare la schedina ci prendevano per pazzi, oggi siamo a buon punto e speriamo di poter vedere l'inizio dei lavori quanto prima. È chiaro che il percorso è lungo, però noi siamo abituati ai percorsi lunghi, anche talvolta difficoltosi, speriamo però di avere anche questa. Tra l'altro potrebbe essere un'opera a beneficio di tutto il comprensorio, perché sì. Non è ma un po' come il comune di Santa Teresa, ecco, anche lo svincolo che migliorerebbe tantissimo la viabilità. Però ecco, anche qui voglio fare un riferimento, perché nel frattempo che noi parliamo a me mi vengono in mente le cose che leggo spesso su Facebook e alle quali non riesco a rispondere, no? Però ne voglio approfittare questa sera, così me le tolgo tutte in un colpo. Buonanotte, le domande più curiose. Qualcuno dice, ah, ma perché dovete spendere 12 milioni per lo svincolo e non li utilizzate per fare la fognatura a Santa Teresa? Domanda lecita e talvolta anche intelligente, però dobbiamo spiegare le cose come vanno. Non è che io posso scegliere i finanziamenti che voglio in funzione di quello che mi piace a me. Le linee di finanziamento vanno per settore. Sulle infrastrutture tu trovi delle linee di finanziamento che ti danno la possibilità di realizzare lo svincolo della Val d'Agrò. Sulle fognature, che è uno dei mali più grossi che noi abbiamo nella nostra comunità, sfido chiunque a dirmi il contrario. Dal 2011 in poi non è uscito un solo bando, uno solo che consentisse la realizzazione dell'impianto fognario a Santa Teresa per oltre il 50%, parliamo di 9-10 milioni di euro, non bruscolini. È uscito un solo bando a valere sul PSR al quale abbiamo partecipato, che ti consentiva di fare un piccolo tratto di 500.000 euro massimo. Quindi è chiaro che io i soldi dello svincolo non è che li posso utilizzare per lo svincolo piuttosto che per un'altra cosa, li devi utilizzare a seconda di quella che è la finalità. Se dovesse uscire un bando, noi ci faremo trovare pronti come siamo sempre stati pronti per le fognature e quant'altro, poi magari ne parleremo anche dopo. Però è chiaro che anche qui bisogna fare dei ragionamenti che stiamo indietro. Lo svincolo è un'infrastruttura strategica per Santa Teresa, ma per l'intero comprensorio, così come lo potrebbe essere un piccolo approdo per la nostra comunità, ma per l'intero comprensorio, perché è una importante infrastruttura che oggi manca. Per l'approdo si dovrebbe pensare anche a qualche albergo importante, perché parliamo poi là di un certo tipo di turismo. Purtroppo qua anche in questo lampo si pagano scotti di strategie, vabbè, andiamo oltre. Bizzarre, ma chissà che l'attuale liceo, considerando che stiamo realizzando il nuovo liceo, cioè, non possa subire una ricomposizione. Sì, un albergo si può fare, ma mi riferivo anche a strutture più importanti, a strutture alberghiere di un certo livello. Certo, là si può fare qualcosa, si può fare. Mi metto nei panni dei cittadini, è ovvio che un cittadino che si fregia della bandiera blu, molti sono orgogliosi perché poi
diventato il vessillo un po' di tutti i Santa Teresiti, che se ne dica, poi noi abbiamo la pennella. Sto dicendo, è normale però che un cittadino si arrabbi nel momento in cui ha la bandiera blu e vede arrivata a un certo punto esplodere la fogna sulla spiaggia e dice a quel punto, ecco, è da capire, ora ha spiegato tecnicamente anche lei cosa accade, ma perché dobbiamo fare lo svincolo quando alla fine ce l'abbiamo qua a qualche chilometro di distanza e poi dobbiamo vedere nel 2020 esplodere le fogne sulla spiaggia con la bandiera blu che abbiamo? Se ci mettiamo nei panni del cittadino, il ragionamento non fa una grinza. Assolutamente sì, il ragionamento non fa una grinza. Nessuno di voi si immagina quello che c'è dietro nel momento in cui ti chiamano e ti dicono vedi che c'è la fogna spiaggia. Oggi succede sempre meno che mi chiamano, perché io lo so già prima, purtroppo, o per fortuna. L'anno scorso noi abbiamo destinato 50.000 euro circa per il telecontrollo delle stazioni di sollevamento. Sono 4, le conoscete, sono distribuite sul territorio, rilanciano la fognatura da una stazione all'altra fino ad arrivare al depuratore. Se una stazione si blocca, all'interno della stazione ci sono 2 pompe, quindi se ne devono bloccare non una, ma se ne devono bloccare 2. Se si bloccano tutte e due, sta, si attiva il troppo pieno ed inizia ad uscire in mare. E lì io inizio a sentirmi male, giusto? Perché voi pensate, il sindaco chissà dov'è, alle Bahamas, alle Maldive? No, il sindaco è là col cellulare che cerca di contattare la ditta, che cerca di trovare la soluzione e cerca di capire perché succede tutto questo. Al di là di quelle che sono le 3-4 volte che è successo, non ricordo adesso quest'anno quante volte sia successo, sicuramente dobbiamo segnalare che rispetto al passato succede molto meno, e questo lo dico con certezza di fatto, perché molto spesso noi riusciamo ad intervenire prima che avvenga, perché quando la stazione di sollevamento arriva la mail e ti segnala che c'è qualcosa che non funziona, tu dal remoto hai la possibilità di intervenire. Quindi l'obiettivo di abbatterle almeno del 50% lo abbiamo raggiunto. Non sempre però è possibile riuscire a intervenire. Certo, se si evitasse per esempio nelle canalette di gronda che ci sono sul lungomare di buttare la bottiglietta spray piuttosto che un vecchio straccio e di utilizzare ognuno nelle nostre case tutti i servizi igienici nel modo migliore, per esempio senza assorbenti, perché basta un semplice assorbente per bloccare una pompa. Ecco, tutto questo non succederebbe perché le pompe in condizioni normali funzionano in maniera ottimale, quando ne stacca una si attiva l'altra, eccetera eccetera. Se però arriva un mare di materiale o comunque del materiale che è corrosivo e le manda in blocco, c'è poco da fare. Questo io lo spiego perché molti giustamente ci chiedono e chiedono di capire, è possibile nel 2020 una cosa del genere? Il sistema delle pompe di rilancio e del troppo pieno non è un sistema che è presente solo a Santa Teresa, è presente ovunque, lo spiegavo anche l'anno scorso, se andate in località blasonate e rinomate lo vedete ovunque. Che l'acqua piovana venga raccolta e poi sfoci a mare, questo è presente ovunque. Che molto spesso quella che vediamo non è fogna ma è acqua, anche questo è vero. Faccio l'esempio di domenica scorsa chiamano l'assessore Lombardo e poi me per dirmi che c'era la fogna in spiaggia. Non era fogna quella che c'era là, era acqua piovana, perché si è rotto un tubo in via Leonardo Sciascio, cioè in via Cimitero, quest'acqua fuoriusciva sulla strada, si metteva nella grata, camminava e poi arrivava a mare. Però nel frattempo eravamo tutti pronti lì col cellulare a dire scandalo, la fogna in spiaggia, non era fogna ed era acqua. Poi, ripeto, i problemi ci sono e vanno affrontati e noi non ci sottraiamo a questo, anzi quello che vogliamo fare è affrontarli di petto come giusto che sia e risolverli come giusto che sia, che credo che sia poi la cosa più importante e quello che la gente e la comunità ci chiede. Ambiente, sindaco, messa in sicurezza del territorio, visto che stiamo parlando capitolo relativo al dissesto idrogeologico. In questo periodo magari non ci pensiamo che siamo al mare, prendiamo il sole, abbiamo altri problemi, ma qualche giorno fa, parto da un fatto di cronaca, a Messina c'è stata una bomba d'acqua che ha creato non poche difficoltà, non soltanto gli allagamenti in strada, anche una frana, per fortuna una tragedia sfiorata, così l'abbiamo poi definita. Per quanto riguarda questo territorio di Santa Teresa, io vedo
una serie di finanziamenti, 10 milioni di euro per mettere in sicurezza e per salvaguardare la spiaggia, i 3 milioni per il torrente Savoca, secondo me, ma non credo, secondo me, forse Carmelo è anche d'accordo, una bomba pronta ad esplodere. Più volte abbiamo realizzato dei servizi quest'inverno, anche quando c'è stata quella querelle con la regione, il finanziamento arriva, non arriva, deve intervenire la regione, non interviene, lei più volte si è esposto, ecco il torrente Agrò, tutte le varie situazioni che sono state attenzionate. Anche qui, talvolta lei nelle interviste rilasciate ha detto, ha messo in luce la lentezza della burocrazia regionale, la difficoltà di spendere le risorse, ma poi il cittadino, quando c'è un temporale forte, soprattutto chi vive in quelle zone, ha paura. Sempre dal sindaco. Parlo dal sindaco, ma ha certamente paura ed è legittimo. È possibile avere dei tempi più precisi, visto che vediamo delle cifre in questa relazione, fare, non dico la solita promessa, ma dare qualche indicazione in più questa sera ai cittadini? Sì, dobbiamo partire da un assunto, e l'assunto è che purtroppo non gestisco o non ho la possibilità di gestire tutto io come comune, qualcosa sì e qualcosa no, e quindi entro nel dettaglio velocissimamente. Difesa delle coste, progetto da 10 milioni che riguarda la realizzazione dei pennelli sul mare, e ovviamente il rimascimento con il prelevamento della sabbia dal torrente Savoca per circa 250.000 metri cubi. Noi abbiamo mandato le carte circa un anno fa alla regione, dopodiché c'è stata una querella perché i 10 milioni ne avevamo 5 finanziati e ne mancavano altri 5. A un certo punto si sono svegliati e ci hanno tolto 5 milioni e quindi il nostro finanziamento era diventato a zero. Io mi sono un pochettino arrabbiato, ho detto in aula che non avrei votato più nulla, ho detto in aula che questo modo di comportarsi da parte della regione siciliana non meritava di essere neanche commentato. Ho detto che ero disponibile affinché rivedessero la situazione. Ovviamente a Palermo io risulto, come lo sono anche qua, ma soprattutto là, un bravo Caruso alle dipendenze di Cateno De Luca, perché questo è quello che pensavano a Palermo del sindaco Danilo Giudice. Quindi prima l'ho annunciato in maniera soft, poi ho fatto una protesta un po' più pesante in aula, poi, come sono abituato, ho preso un legale, ho dato l'incarico ed eravamo pronti a fare ricorso al TAR per vedere riconosciuti i nostri diritti, ovvero per vedere riconosciuti questi 10 milioni di finanziamento. In tutto ciò avevo chiesto al Presidente Musumeci più volte di incontrarmi. Il Presidente Musumeci era però molto impegnato e non riusciva ad incontrarmi, perché mi piace discuterle le cose. Quando ho fatto uscire una serie di articoli di giornali dove denunciavo quella che è una situazione di fatto di una bomba d'orologeria rappresentata dal torrente Savoca, di un finanziamento legittimo che avevamo ottenuto e che ci veniva riconosciuto, allora il Presidente Musumeci mi ha detto non fare più niente, fermati, non fare più articoli, non fare più confusione. E lì siamo entrati nella cristianità delle cose, cioè abbiamo dialogato e nella cristianità delle cose abbiamo trovato la soluzione. Io ho tolto l'incarico che avevo assegnato, loro ci hanno riassegnato i 10 milioni come era giusto che fosse e siamo con buona pace, stiamo andando avanti. Adesso cosa succede? La struttura commissariale a Palermo sta espletando le procedure di gara che sono in corso, e credo che la settimana scorsa si siano concluse, quindi verrà pubblicato l'aggiudicatario per avviare poi successivamente la progettazione esecutiva e direzione lavori, perché abbiamo richiesto che venisse fatto l'appalto integrato, quindi faranno tutto in un'unica volta. Questo per quanto riguarda i 10 milioni. C'è poi il torrente Savoca, che è sempre in mano alla struttura commissariale. Poi abbiamo altri tre finanziamenti: torrente Agrò, consolidamento di misterio dell'ingresso del paese, e il canale di Grondo del torrente Porto Salvo. Quelli l'assessorato sono circa 7 milioni che ha finanziato direttamente al Comune di Santa Teresa. Stiamo facendo le procedure per le progettazioni esecutive e li manderemo in gara. Anche lì abbiamo l'obbligo di individuare il contraente entro il 31 dicembre 2021, benché sembri un tempo lontano, il cronoprogramma è abbastanza stretto e noi contiamo di arrivarci. Questo ci consentirà di avere da qui a 2 anni una messa in sicurezza del territorio complessiva, penso abbastanza ottimale. Sul torrente Savoca ci sono 2 progetti, di cui uno è quello collegato alla difesa costa, che prevede 263.000 metri cubi di sabbia prelevata dal torrente e destinata al mare, uno specifico di 2.850 solo del torrente Savoca, che prevede che vengano prelevati 240.000 metri cubi di sabbia, togliendo
500.000 metri cubi di sabbia, capite bene che la bomba è disinnescata sicuramente per un bel po'. La cosa che mi preoccupa qual è? Sono i tempi della regione, i tempi della burocrazia. Quello che sarebbe necessario in questi casi è andare in deroga a tutte le norme. Mi dispiace, ma deve essere così, perché su questo tema non si può sempre avere la mannaia di procedure infinite che non portano a tempi certi, perché poi il rischio che succedono i disastri, e quando succedono i disastri come quello di Genova, allora siamo bravi a derogare a tutto, a nominare commissari e a fare tutto. Esatto, i sindaci sono sindaci non per sbaglio, ma perché un minimo di competenza ce l'hanno e perché hanno le strutture che gli consentono di poter operare. Su questi temi, sul dissesto idrogeologico, dovrebbero andare in deroga, basterebbe una norma molto semplice, andare in deroga a tutte le norme e farci operare. E questo consentirebbe veramente di accelerare notevolmente l'iter e di poter dare risposte, perché di svuotare il torrente Savo, ma se ne parla probabilmente da quando io giocavo sulla spiaggia con il calcio. Anche perché Fortunato ha toccato un tema delicatissimo. Che anno era quando De Luca prese la fascia tricolore e ne fece un cappio? Io ero in viaggio di nozze, quindi credo che fosse il 2015. Siamo nel 2020, se non vado errato. Cioè, e poi parliamo di deroghe, sì. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi, però sempre parliamo di un progetto che, se non ci fosse stato quel pazzo di Cadeno De Luca a farlo, neanche c'erano le carte. Non è tollerabile, cioè, non è tollerabile una cosa del genere dopo 5 anni. E il sindaco, lei ha parlato di Genova, ma non andiamo lontano, poi la gente e reagisce male. Fortunato ha visto come hanno reagito a Messina quando la settimana scorsa c'è stata l'alluvione, a Palermo idem. Non andiamo lontano, andiamo a Scaletta Zanclea, era il 2007, 25 ottobre del 2007, quando un campanello d'allarme che non è stato preso in considerazione, non è stato colto nessuno, cioè nessuno colse quel, non è stato colto, scusate, nessuno colse quel campanello d'allarme. Il 25 ottobre del 2007 le macchine scendevano giù come birilli nella piazza principale del Terme. A Scaletta il fango arrivò al primo piano delle case e nessuno fece nulla, nessuno fece nulla. Non ci scappò il morto per puro miracolo. Poi due anni dopo abbiamo contato le vittime. Voi, sì, voi non è più tollerabile. Immaginate solo una cosa. Tutti questi progetti che riguardano i torrenti, e quindi quando bisogna togliere un granello di sabbia dai torrenti, questi progetti devono essere soggetti alla VIA, che è la valutazione di impatto ambientale. Per il torrente Savoca, per sentirci dire, qua c'è Nino Famolari che è un tecnico, no? Per il torrente Savoca, per sentirci dire che non era un progetto da assoggettare a VIA, valutazione di impatto ambientale, quindi per dirci, vedi che il tuo progetto non ha bisogno della VIA, è passato un anno, solo un anno per questo. Quando io l'ho detta a Striscia la Notizia e ho fatto allora una denuncia formale, per 6 mesi all'assessorato del territorio e ambiente non sono quasi più potuto entrare, perché sembrava che avessi scoperto l'acqua calda. Io non ho scoperto l'acqua calda, ma è pensabile che su un tema così delicato possano passare 6, 7, 8, 9, 10, 12 mesi solo per sentirmi dire questo progetto che hai presentato non deve essere soggetto alla valutazione di impatto ambientale? Noi abbiamo dimenticato quando è soggetto alla valutazione, scusami, di impatto ambientale, sì. Poi ci vuole un altro anno tu per avere la valutazione di impatto ambientale e iniziare il lavoro. Nel frattempo abbiamo dimenticato la piena, quando sono state salvate quelle persone per miracolo e già erano sott'acqua, sono riusciti a tirarle grazie a dei volontari. Ma in parole povere, visto che lei è anche deputato regionale, alla fine chi deve cambiarle queste regole? Perché abbiamo queste denunce, la proposta sua di andare in deroga, e credo che su questo tutti possano essere d'accordo, quando c'è la sicurezza di un territorio, ma poi materialmente qual è la strada da seguire? Le norme sono quelle, purtroppo io da sindaco le devo applicare. Quello che è chiaro è un fatto, a mio avviso l'unica soluzione possibile è che rispetto a queste tematiche si possa andare in deroga, e quindi basterebbe semplicemente che rispetto a una norma nazionale venga nominato soggetto attuatore, quindi commissario, presidente della regione a livello nazionale. Quindi il governo nazionale nomina soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico il presidente Musumeci, che già lo è. Il presidente Musumeci nomina i sindaci
e quindi evitiamo di delegare alla struttura commissariale che ha tutti i progetti di tutto il mondo. Nomini i sindaci, soggetti attuatori, ognuno è responsabile del suo territorio. A me, scusate il termine, quando mi brucia il culo, io il progetto non è che lo faccio volare, lo faccio decollare, la gara d'appalto la faccio subito. Poi, quando sono importi particolari di un certo tenore, abbiamo le regole e quant'altro. Non funziona, è un sistema che su tematiche così importanti e delicate non può funzionare. Ed è chiaro che tutto ciò la gente non capisce, ed è chiaro che la prima persona che incontra la gente è il sindaco, ed è chiaro che nel momento in cui ce la viene la gente dice: ma la nuova che mi ausilio. Sindaco, bisognerebbe fare una cosa più pulita. Il deputato regionale più che da sindaco, la gente come può capire nel momento in cui vediamo a Genova l'inaugurazione del ponte a distanza anni per la pulizia di un torrente e la frana alle e la frana alle Doiane, cioè dopo due anni vediamo il ponte realizzato e si sa comunque. Andiamo oltre, sindaco, se mi consente. Dice qualcuno che a Santa Teresa l'amministrazione si sia un po' rilassata per quanto riguarda i parcheggi, i controlli lungo le strade, che c'è stata un po' di confusione quest'anno, forse qualcosa per l'anno scorso. Io credo che quest'anno ci siano gli anni precedenti, però che siano venuti un po' meno quei controlli ferrei rispetto agli anni passati. Non è così, non so se il comandante Mangioca era qui ancora. Era qui. Lo saluto e lo ringrazio, lui e tutto il corpo di polizia locale, perché delle due l'una che ci dobbiamo vicino. Se io ricevo una miriade di messaggi perché la gente riceve le multe, evidentemente perché le multe le fanno. Quello che è cambiato sostanzialmente rispetto alla precedente amministrazione di cui io facevo parte è che Cateno era più, come dire, esplosivo nel fare post su Facebook su questo tema. Io lo sono meno. Non mi chiedete di imitarlo, perché non l'ho fatto in 3 anni e non lo farò mai, perché Cateno è Cateno e Danilo è Danilo, e perché voi avete votato Danilo e non Cateno. Quindi io evito di fare, però parlo di numeri, perché poi io quello che faccio è il monitoraggio in termini di numeri. Se noi andiamo a vedere i numeri, per esempio, dei parcheggi a pagamento, e quindi gli introiti, sia rispetto alle sanzioni che rispetto ai biglietti, gli introiti nell'ultimo triennio sono aumentati. Se noi andiamo a vedere i verbali di accertamento, sono aumentati. Se il fondo crediti di dubbia esigibilità è ulteriormente aumentato, è perché le sanzioni che sono state fatte sono in aumento, non pazzesco, non eccessivo, ma sono in aumento. Quindi secondo me, a mio avviso, quello che è cambiato è solo una differenza di comunicazione da parte del sindaco. È anche vero un fatto che la percezione del cittadino perché è differente? Perché l'asticella di vivibilità della nostra comunità è cambiata. Noi venivamo dal 2012 in avanti, in cui c'era una situazione totalmente differente. Quando c'è una situazione, tra virgolette, non voglio dire piatta, ma comunque soft, e passi alle maniere brusche, e tu lo noti subito. Quando c'è una situazione in cui ci sono le maniere brusche e tu mantieni quello che c'è, sembra quasi che non lo percepisci più. Però credetemi che in termini numerici, io lo vedo dal bilancio, da quelle che sono le verifiche che noi facciamo, non è cambiato. A livello di strategia politica c'è qualcosa che si può fare per realizzare qualche parcheggio? C'era stata qualche idea, però poi è finita lì. Sicuramente di parcheggi. Il problema è quello, alla fine. Di parcheggi Santa Teresa ne ha di bisogno, perché vi è una carenza. Sicuramente, però, allo stesso tempo non è facile individuare delle aree strategicamente utili. Con l'assessore Trimarchi abbiamo per esempio chiesto alle ferrovie di poterci dare quell'area che sarebbe veramente strategica, peraltro anche al centro del paese, per realizzare un parcheggio. Abbiamo qualche idea in corso, però non ve la voglio dire, perché fin quando non ne vedo la concretezza e la sostanza, non mi piace fare annunci nel vuoto. Però ci stiamo lavorando penso a Sparagonà con Cristina, dove la carenza di parcheggi è atavica, penso anche a Cantità. Abbiamo aperto le scuole in questo periodo estivo, che rappresentano, per esempio, a Cantità, vi posso garantire che non voglio dire che il problema è risolto, ma sicuramente l'apertura del cortile della scuola ha dato una grossa boccata di ossigeno, così come anche a Barracca, insomma, nelle altre scuole. È chiaro però che bisognerebbe immaginare delle ipotesi di parcheggio più strutturali, che andavano fatte quando è stata fatta la programmazione urbanistica della comunità in sé. Oggi è difficile riuscire a immaginare qualcosa, se non magari pensando di demolire qualche casa, ma penso che sia meglio evitare. Altra questione, sindaco, lei è un sindaco giovane.
Cosa sta facendo questa amministrazione per sostenere le attività dei giovani anche sul piano della politica, di un impegno politico che possa essere anche investire in se stessi, per investire in Santa Teresa, per costruire anche un futuro, un'alternativa politica che parta proprio dai giovani, perché spesso i giovani sono sulla bocca di tutti, spesso la politica parla dei giovani, però poi noi vediamo i giovani che sono distanti, non si interessano ai problemi quotidiani del proprio comune, del proprio territorio, quindi immaginiamo quando dovrebbero interessarsi poi dei massimi sistemi della politica. Lei dice nella relazione che c'è questa volontà politica di investire sui giovani, ma come? Io credo che ci siano due strategie sostanzialmente che ti consentono di rendere i giovani protagonisti. La prima riguarda le condizioni di una comunità. Se una comunità diventa modello e quindi diventa attrattiva, i primi ad investire sono i giovani. E faccio riferimento alle numerose attività commerciali che ogni anno noi andiamo ad inaugurare. Questo perché? Perché oggi Santa Teresa viene percepita come una cittadina commercialmente attrattiva. Allora i giovani vengono, ci investono. Penso che ho inaugurato la settimana scorsa un bistrò, non faccio pubblicità, che è un'idea innovativa che parte da una ragazza giovanissima che ha utilizzato i fondi comunitari del Resto al Sud per realizzare questa sua attività. Come lei ce ne sono tanti altri di esempi positivi. Quindi se un'amministrazione è brava nel creare quelle condizioni di vivibilità, di miglioramento, di crescita della comunità, in automatico ti ritrovi con i giovani che hanno la volontà di investire. Poi ci sono tutta una serie di attività, di azioni, parlo di quelle che sono le politiche giovanili, ma allo stesso tempo le politiche di sostegno economico a chi si trova in difficoltà, che ci consentono di comunque far dare una boccata d'ossigeno ai nostri giovani. Penso alle borse lavoro, penso all'assegno civico, penso ai cantieri di lavoro, penso al servizio di salvataggio in mare, penso a tutta quella serie di servizi che come amministrazione mettiamo in campo e che ci consentono di dare ai nostri giovani una piccola opportunità, un piccolo ristoro economico. Penso al servizio civile, che l'avevo dimenticato, che coinvolge circa 40 giovani l'anno, che prima della nostra amministrazione non aveva avuto la fortuna neanche di esistere a Santa Teresa, e quindi considero che annualmente noi riusciamo a far partecipare in maniera attiva e quindi a coinvolgere, grazie all'azione amministrativa che facciamo, circa 200 giovani, 250 giovani, credo che questo sia tanto. Rispetto invece allo sviluppo dell'imprenditoria, parlo anche di attività commerciali, quali B&B e quant'altro, credo che l'amministrazione abbia il dovere e l'obbligo di creare le condizioni affinché si investa a Santa Teresa, e su questo non sono presuntuoso nel dire che noi credo che lo stiamo facendo sicuramente bene. Torniamo un attimo al Covid. Voi avete detto che nessuno è stato lasciato solo. Noi nel corso del lockdown ci siamo sentiti diverse volte, abbiamo realizzato diversi servizi sia con Annalisa, con Trimacchi, con Lombardi, con lo stesso sindaco. Abbiamo visto che è aumentata l'esigenza di tante famiglie che si sono trovate davvero in difficoltà, ecco, mi fermo qui perché è un tema delicatissimo anche questo, ma c'è stata una polemica perché il Comune ha destinato dei fondi anche alle imprese, alle attività commerciali eccetera eccetera, dopodiché abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, cioè abbiamo avuto difficoltà perché troppo macchinoso il sistema, eccetera, eccetera. Come è andato a finire? Qual è lo stato di salute delle attività commerciali a Santa Teresa? Io ho notato che per quanto riguarda il periodo estivo, Santa Teresa, come qualche altro centro della zona, ha avuto una grossa opportunità che è stato il turismo di prossimità, che a causa del Covid ha portato gente in questa zona che a mio avviso non si vedeva da lustri. E questo potrebbe essere un aspetto positivo all'interno della nostra Sicilia, ma nel complesso, ecco, le attività commerciali come stanno? Qual è la situazione? Poi vi siete chiariti cosa è successo? Sì, allora parto dalla parte iniziale. Due temi che si intrecciano, sì. Il Covid, il nostro obiettivo durante il Covid era quello di non lasciare nessuno solo, e credo che
ci siamo riusciti. È chiaro che le esigenze si sono moltiplicate rispetto al passato e noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio per soddisfare quelle che erano tutte le esigenze che ci sono pervenute, perché quelle che non siamo riusciti a soddisfare con gli strumenti messi a disposizione da Stato e Regione, li abbiamo soddisfatti attraverso un conto corrente dedicato che abbiamo destinato proprio alle famiglie che si trovano in difficoltà e quant'altro. Non abbiamo lasciato nessuno solo, lo dico convintamente, perché tutto quello che era il nostro, diciamo, nelle nostre possibilità è stato fatto, l'abbiamo fatto con i buoni spese, l'abbiamo fatto con tutta una serie di attività e di iniziative. Abbiamo fatto l'ultimo avviso la settimana scorsa che ha visto solo 3 partecipanti, se non ricordo male. Questo è un segno che mi fa capire che la situazione dei 300 partecipanti precedenti è nettamente migliorata. Nel frattempo è arrivato il sindaco della città metropolitana e noi non lo possiamo che accogliere con un bel applauso. Perché fino ad ora ha mantenuto e mantiene la promessa di non dimenticarsi di Santa Teresa anche in questi momenti, e questo ci fa piacere. Per quanto riguarda, ritorno sul discorso del Covid e mi aggancio quindi famiglie, ritengo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda il discorso legato alle imprese, voglio partire da un presupposto. Il primo presupposto è che il Comune non ha la competenza sulle imprese e che ci trovavamo ad affrontare una situazione nuova. Avevamo delle risorse che abbiamo subito messo in campo e siamo stati i primi a fare l'avviso. Avviso che ha visto la partecipazione di 42, se non ricordo male, 43 imprese. È chiaro che non avevamo il polso della situazione ed è chiaro che non era diciamo, un ragionamento che poteva essere fatto con dei tempi lunghi, ma ti dovevi muovere rapidamente e cercando di soddisfare l'esigenza nel minor tempo possibile. Noi abbiamo fatto un avviso che ad impatto poteva sembrare complicato, ma se ogni impresa, come quelle informazioni che noi abbiamo richiesto, erano in possesso del commercialista, tutte, dalla prima all'ultima. Tant'è vero che noi le 42 imprese che abbiamo presentato domanda le abbiamo dato il contributo di 500 euro. A tutte? Assolutamente. Sì, sì. Sì. No. È chiaro una cosa, si poteva fare di più e meglio? Sì, senza dubbio. Però noi abbiamo fatto un ragionamento e mi assumo la responsabilità, perché da sindaco me l'assumo, di dire con le risorse che abbiamo non possiamo soddisfare tutti e dare un contributo a pioggia a tutti con un semplice foglio di carta. E questa è la prima riflessione. Abbiamo delle risorse che vanno gestite e che vanno ottimizzate. Numero due della riflessione. C'era un'incertezza, e con Catero ci siamo confrontati anche più volte, sulla materia e quindi sulla possibilità che con un semplice foglio di carta si potesse dare 500 piuttosto che 1000 euro all'impresa. C'era un'incertezza talmente elevata perché si ipotizzava che questi venissero configurati come aiuti di Stato, che la legge vieta a un comune. Io quello che posso dire, Daniele, è che come dicevo prima, sono stato a stretto contatto con voi nel periodo del lockdown e sono state fatte anche delle cose per le famiglie disagiate che non sono state neanche pubblicizzate, dico che erano andate al di là delle azioni che abbiamo seguito pubblicamente. Fortunato. Sindaco, un comune che si proietta verso il futuro, poco fa parlavamo di queste importanti opere, dello svincolo della Gro, della possibilità di realizzare quest'area di ricovero per natanti, un comune che ha un territorio in evoluzione, in cambiamento certamente. A che punto siamo con il piano regolatore generale? Perché poi diventa lo strumento che dovrebbe armonizzare tutto, che deve non mettere, è rimasto più niente. Ecco, quelle regole, e quindi per questo chiedo l'ho a che punto siamo, che l'ho detto l'anno c'è. Scorso e anche questo è un altro tema che viene riproposto e ne sono sempre convinto. Il piano regolatore a Santa Teresa si farà, benché insomma da programmare ci è rimasto ben poco, dobbiamo dircelo. L'iter sta andando avanti. Nel frattempo è intervenuta, abbiamo approvato alla Regione la nuova normativa, le nuove norme sul governo del territorio e quindi il riassetto dell'urbanistica in generale, e quindi dovremo un attimino adeguare quello che era la tempistica nostra a queste nuove norme che la Regione ha approvato dopo 42 anni. È chiaro che è un tema delicato e importante, è chiaro che però dobbiamo essere sinceri su un fatto: la possibilità di edificare a Santa Teresa ormai è totalmente assente.
Ma quindi, uno strumento che comunque possa fotografare la situazione reale. È chiaro che quello che ci serve oggi è uno strumento che possa non solo fotografare la situazione reale, ma anche darci una possibilità, soprattutto in termini di prospettive e di sviluppo, sia viario, ma anche mi piace immaginare al verde pubblico e quant'altro, una prospettiva sicuramente diversa, perché oggi tutte quelle che sono le azioni inerenti al territorio vengono fatte senza una concreta organizzazione, e questo è quello che deve essere diciamo fatto con il piano regolatore: avere una visione strategica e complessiva che possa consentire uno sviluppo armonioso del territorio. Che poi il piano regolatore può essere uno strumento interno per Santa Teresa, ma Santa Teresa io credo non può immaginare il proprio sviluppo senza considerare anche tutto il contesto del territorio, e quindi che prospettiva c'è anche di collaborazione con i vari comuni, che credo non sia mancata. Però ad esempio l'unione dei comuni, il tema più volte noi abbiamo trattato in alcune interviste, l'unione dei comuni delle valli ioniche e dei peloritani, Santa Teresa ha fatto in passato, ha preso una scelta ben precisa, anche se in questo periodo no, non sono rientrate, almeno non risulta che sia rientrata, la collaborazione c'è comunque, però la collaborazione è un fatto, e la collaborazione tra sindaci è una virtù istituzionale che deve appartenere a tutti. Io penso che Fortunato abbia toccato un tema sulla possibilità di rientrare nell'Unione. Ad oggi la mia risposta è no, ma perché se voi ritenete che siano cambiate le condizioni rispetto a quando siamo usciti, allora non me ne sono accorto io. Le condizioni sono molto semplici, cioè fin quando l'Unione non riuscirà a creare quelle condizioni per avere dei servizi unici, allora non ha senso far parte dell'Unione. Se l'Unione riesce ad gestire il corpo di polizia municipale in maniera univoca, il servizio di ragioneria in maniera univoca, non lo so, i servizi sociali in maniera univoca, allora ha un senso stare nell'Unione. Se io devo stare nell'Unione solo per fare delle singole iniziative, lo faccio comunque, lo faccio a prescindere, con dei protocolli d'intesa, con le riunioni che abbiamo fatto. Ma l'idea che abbiamo avuto noi sempre dell'Unione è un'idea differente, un'idea che deve vedere realmente l'Unione dei Comuni come soggetto indicato a coordinare tutte queste attività. È chiaro che se oggi il Comune di Santa Teresa fa, come diceva spesso Cateno, io lo ripeto, 100 buste paga, se ne dovesse fare 140, perché ci sono altri 40 dipendenti degli altri comuni, non credo che sia una grossa difficoltà. Questo significherebbe però che solo l'ufficio di Santa Teresa si occuperebbe delle buste paga, gli altri dipendenti, gli altri comuni potrebbero fare altro. Stesso discorso vale per la polizia locale. La polizia locale potrebbe essere gestita in maniera complessiva. Tutte cose di cui si è parlato, tutte cose per le quali si sono spese anche risorse importanti, penso al software unico che doveva fare le buste paga, costato all'Unione non ricordo quante migliaia di euro, e che ancora non è stato utilizzato. Dico, qua nessuno vuole dare la colpa a nessuno, però se c'è una visione strategica, allora Santa Teresa non rientra e fa la parte diciamo del protagonista. Se poi la visione strategica non c'è, perché alla fine l'Unione serve per altre cose, per carità. Forse manca anche la visione politica, oltre alla visione strategica. Dico, ma queste cose, cioè, anche quando abbiamo parlato di fare la fusione dei comuni, se poi ognuno deve curare il suo orticello, è legittimo, perché il sindaco è, come dire, è destinatario di un mandato degli elettori e lo interpreta nel miglior modo possibile. Però, ripeto, se ognuno per privarsi di qualcosa gli viene complicato rispetto a una visione strategica complessiva, io non posso farci nulla, ma non posso essere, tra virgolette, accusato di non voler rientrare nell'Unione. Io nell'Unione ci rientro nel momento in cui viene fatta una programmazione seria da qui a 3 anni con degli obiettivi. Se quegli obiettivi si raggiungono, io sono il primo a metterci la faccia ed essere protagonista di una strategia, come credo sia giusto e legittimo, altrimenti continuiamo a collaborare. Attenzione, non è che io non parlo con i colleghi sindaci, ma me ne guarderei bene. Con i colleghi sindaci noi collaboriamo quotidianamente, abbiamo percorsi insieme, lo facciamo con forme diverse, protocolli d'intesa, convenzioni e contatto, per quelle che sono piccole cose, non per cose diciamo serie, strutturali, e che hanno una visione strategica importante. Cose che a mio avviso servono a poco. C'era stato il precedente sindaco di Santa Teresa, Cateno De Luca, che era andato oltre l'Unione dei Comuni quando propose la fusione di alcuni centri. E un progetto, forse era partito un po' male, però un progetto che secondo me
e il futuro di questa zona. Sì, ora non ricordo il nome, però è estremamente semplice di come si sta amministrando male nel nostro territorio, e si sarebbe evitato con quel discorso se fosse stato portato avanti. Giustamente Santa Teresa ha il finanziamento per la palestra e lo porta avanti. Viene citato nella relazione del sindaco, al contempo, seguito un po' il discorso, l'intervento che viene fatto per il campo di calcio, un campo di calcio che avrà il tappeto verde, una tribunetta coperta, ma un campo di calcio in cui, pensate, non si potrà giocare neanche un derby di una partita di cartello dell'eccellenza, la Santa Teresa è stata promossa in eccellenza, o di Serie D, perché mancherà il doppio ingresso, la divisione netta tra le due tribune. A 300 metri di distanza dalla palestra di Bucalo a Santa Teresa di Riva c'è un palazzetto dello sport meraviglioso, omologato sino alla Serie A, che non viene utilizzato da anni. 600 posti, se andate a vedere le fotografie, è meraviglioso quel palazzetto. E si andrà a fare invece una palestra, sindaco mi corregga se sbaglio, che sarà omologata fino alla Serie B1, quindi Santa Teresa non ha risolto il problema di un'eventuale promozione in Serie A, come è accaduto negli anni scorsi per la squadra di pallavolo. Voi immaginate se invece il campo di calcio avesse avuto al posto della palestra una seconda tribuna con 500-600 posti, i parcheggi per le auto, il doppio ingresso separato da via Fiorentina, con le partite di Serie D, di eccellenza o partite di cartello che si sarebbero potute giocare lì. Che ben venga, non mi fraintendete, che ben venga il finanziamento e questa struttura nel cuore di Santa Teresa, ma si poteva agire diversamente nell'ambito comprensoriale se ci fosse stato un progetto unitario di un comune che vedeva l'impiantistica sportiva in un certo modo. Ma questo vale anche per il Waterfront, parlava allora, se non ricordo male, Cateno De Luca mi può anche in questo eventualmente correggere, parlava di un Waterfront comune da Sant'Alessio, Santa Teresa, Furci. Voi immaginate un comune che abbia questo Waterfront, Sant'Alessio, Santa Teresa, Furci, un centro storico che doveva essere Savoca, se non ricordo male, e quindi anche a livello di immagini, ma cosa sarebbe Santa Teresa, che poteva diventare il cuore degli uffici tecnici, ma avrebbe cambiato volto non Santa Teresa, avrebbe cambiato volto l'intera Riviera. Se non si andrà oltre, e poi naturalmente ognuno doveva e poteva lasciare la propria identità, ma immaginate un comune di 1600 abitanti, di 1000 abitanti, di 900 e così via, quando ha un municipio con non so quanti consiglieri sono consentiti in questi casi, ma 5-6 consiglieri, un presidente, beh, credo che già sia abbastanza. Questo secondo me è un progetto su cui bisognerebbe discutere, si eviterebbero questi doppioni. Che senso ha ad esempio in questo momento avere il campo di calcio a Furci con quel palazzetto, subendo, come dicevo prima, quando c'è un campo di calcio ora con terreno in erba sintetica di ultima generazione, non ha senso averlo. Quello poteva essere utilizzato o come parcheggi, poteva servire anche Santa Teresa con una vetta, quindi se non andiamo oltre noi resteremo ancorati ancora a questi campanilismi che ormai non servono a noi. È l'esempio concreto, questo è quello che penso io. È l'esempio concreto di questa sinergia spesso invocata davanti alle telecamere, nelle interviste, però poi concretamente succede questo. Ci vuole comune unico, non si andrà mai, perché se no si... Fino a quando saranno comuni e singoli, è normale che ciascuno cercherà di promuovere la propria realtà. Al nord funzionavano. L'unione dei comuni funziona. Poi ci sono state le fusioni. Ma l'obiettivo dell'unione dei comuni, che purtroppo non è raggiunto, dall'unione, l'obiettivo della fusione dei comuni. Qui invece siamo ancora, non abbiamo ancora capito come deve funzionare l'unione. Volevo salutare, che c'è l'onorevole Barbagallo, lo saluto che è anche qui e lo ringrazio per la sua presenza qui questa sera. Per l'inciso, nel frattempo però vi ribadisco un'altra cosa, nel frattempo sono arrivate anche persone importanti. All'uscita trovate i ragazzi del Comitato per Angelica che raccoglieranno le offerte libere, così nel frattempo prendete una pausa e avete anche la giunta che potete devastare come meglio volete. Abbiamo il sindaco. Sì. Allora, vi dicevo che all'uscita troverete i ragazzi del Comitato per Angelica, vi prego ancora una volta di lasciare una donazione per questa nostra ragazza. Angelica è una giovane ragazza di Roccolomera.
di appena 18 anni, all'inizio di febbraio ha trovato lungo il suo percorso un rarissimo tumore cerebrale. Raccogliamo i fondi per confermare l'accesso a due delicatissimi interventi di neurochirurgia e una serie di terapie innovative in Germania. Angelica vuole combattere, noi siamo con lei, ogni contributo può davvero fare la differenza, per questo vi chiediamo di aiutarci e di darle insieme una speranza. Potete farlo attraverso GoFundMe e quindi online, oppure per donare attraverso il bonifico c'è un IBAN con un intestatario. Lo leggo perché siamo anche in diretta Facebook, così rimane. L'IBAN è IT74C3608-1051-38-2621-38-06-2141. L'intestatario è Salvatore Abbate. L'ho già detto prima, quindi non ripeto ulteriormente, insomma, sono certo che faremo sentire ancora una volta il nostro affetto alla nostra cara Angelica. C'è, sì, se c'è, se vuoi leggere la lettera, facciamola adesso, sì. Fatele un applauso, perché lei è una dei tanti, delle tante ragazze che, insomma, ci sta dando una mano d'aiuto. Buonasera a tutti, grazie per avermi concesso questo spazio. Vi volevo leggere due righe su Angelica. Buonasera a tutti, io mi chiamo Valeria e sono la compagna di scuola di Angelica, ma prima di tutto sono una sua amica. Stasera desidero parlarvi di lei, per farvela conoscere un po'. A febbraio del 2020 Angelica ha scoperto di avere un rarissimo tumore al cervello che colpisce solo il 2% della popolazione in età pediatrica. È stata sottoposta a svariati interventi, sia in Italia che in Germania, e questi ultimi, molto costosi, sono stati possibili grazie alla solidarietà di tutti noi. È una giovanissima ragazza di Roccalumera, ha 18 anni, ed è una promettente giocatrice di pallavolo. Quando arrivai alla SD Pallavolo Roccalumera, sua attuale squadra, Angelica aveva poco più di 11 anni. Era tra le più piccole che si allenavano in prima squadra ed era sola agli inizi, piena di grinta e voglia di imparare. Mi resi conto sin da subito che aveva tanto da offrire e piano piano intravedevo in lei le giuste caratteristiche di una pallavolista. Doveva solo tirarle fuori ed aveva bisogno di qualcuno che credesse in lei. Io ho creduto in lei allora e credo in lei soprattutto adesso. Angelica merita di tornare in campo per realizzare tutti i suoi sogni. E noi siamo qui proprio per permetterle di tornare in campo e di vivere la sua vita. Nessuno di noi può dare una spiegazione su ciò che sta affrontando Angelica, ma sentiamo la necessità di fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutarla, per starle vicino e per farle sapere che non è sola. Noi oggi lottiamo per Angelica, la teniamo nei nostri pensieri, con una preghiera, raccogliamo fondi, raccogliamo offerte libere con l'aiuto di tutti. Tentiamo di raggiungere più persone possibili per diffondere la sua storia in tutta Italia e oltre se necessario, perché non è facile accettare che la vita di Angelica sia legata ad un problema economico e per questo motivo, con l'aiuto della famiglia, degli amici, dei comuni della Riviera, dei commercianti, della Federazione Italiana Pallavolo, dei compagni di classe, delle compagne di squadra, interveniamo anche nelle manifestazioni estive, luogo di svago e di divertimento. Se potete, quindi, continuate a donare. Il contributo di questa serata sarà importante per Angelica e le farà sentire la nostra vicinanza. Oggi, più che mai, sappiamo tutti cosa significhi esserci nonostante la distanza. Grazie ancora a tutti, grazie al sindaco, al giudice che mi ha concesso questo spazio e buon proseguimento di serata. Grazie a te Valeria e grazie a tutti i ragazzi che, insomma, si sono organizzati e si stanno organizzando per riuscire a raggiungere anche quest'altro obiettivo. Allora, nel frattempo che la gente si prepara con le domande, non so se li volete fucilare, vedete voi se avete qualcosa. No, fucilarli no, però per la giura. Approfittiamo della presenza dell'assessore Miano sui servizi sociali ed è sempre l'attualità che ci porta ad accendere i riflettori su questo tema, periodo particolare, periodo nel quale i comuni si sono trovati a fronteggiare questa emergenza a dare delle risposte immediate, risposte che si sono potute dare talvolta con le risorse a disposizione nel bilancio comunale, quindi facendo anche delle scelte importanti, spostando queste risorse, in altri casi anche ricevendo o
ancora si stanno aspettando risorse da parte dello Stato o da parte della Regione, ma che contezza può avere un comune come quello di Santa Teresa della povertà concreta di un territorio come questo? Perché voi siete il front office di chi viene a chiedere qualcosa, però probabilmente ci sono tante situazioni che rimangono nascoste e quindi il ruolo, penso all'Help Center, ma anche il ruolo delle associazioni di volontariato. Come vi interfacciate con loro e quali sono i criteri che sino ad oggi questa amministrazione ha utilizzato per dare le risposte immediate, che poi è la cosa più importante che una persona attende anche dalle istituzioni? Allora, buonasera a tutti intanto. Allora, noi in questi anni devo dire che abbiamo lavorato moltissimo in questo senso e abbiamo potuto fare abbiamo una banca dati, diciamo, nella nostra comunità finalmente riusciamo a sapere i numeri delle famiglie con difficoltà economica ed è già da un 3 anni circa che noi mensilmente abbiamo fatto una convenzione con il Banco delle Opere di Carità e diamo dei pacchi alimentari. Questo grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e anche ovviamente, come dicevi bene, l'Help Center, che sicuramente è una realtà importantissima all'interno di questa comunità, che si trova in una struttura comunale e che comunque seguono una parte di queste persone, ma anche alla collaborazione delle parrocchie. Quindi diciamo che ci siamo un po' suddivisi in questi anni le famiglie che mensilmente vengono aiutate grazie alla collaborazione appunto delle persone che ti ho appena citato. Ovviamente con il Covid tutto si è trasformato, come diceva prima il sindaco, tutto si è moltiplicato nel giro di 20-25 giorni. Io ricordo che noi abbiamo iniziato quasi subito, già il 21 marzo, quando la Croce Rossa ci propose un progetto appunto per dare pacchi alimentari, noi abbiamo subito avviato il percorso, nonostante, ripeto, continuassimo a dare quel servizio che facciamo da 3 anni con fondi comunali. Però appunto da 50 famiglie siamo passati a 105 famiglie, quasi 300 persone, di cui 80 bambini. Quindi abbiamo iniziato con la Croce Rossa, che aveva un progetto in campo con una catena alimentare importante, e poi il 3 di aprile abbiamo iniziato con la spesa sospesa. Ovviamente qui non possiamo che ringraziare tutta la cittadinanza Santa Teresina e tutte quelle persone che ovviamente facevano la spesa nei supermercati della nostra cittadina, perché grazie a tutti noi, tutti insieme, a tutte le associazioni, abbiamo potuto veramente aiutare tutte queste famiglie. Ovviamente un ringraziamento lo dobbiamo fare anche a quei volontari che ci hanno aiutato nella distribuzione, perché non solo devi attivare insomma questo meccanismo e farsi aiutare dai cittadini, ma ovviamente le associazioni giocano un ruolo veramente importante. Devo dire grazie alla Croce Rossa, all'Avis di Santa Teresa, alla Penelope, perché loro si occupavano appunto di andare a reperire il cibo quotidianamente ogni pomeriggio nei supermercati e poi andavano e lo distribuivano alle famiglie, ovviamente facendo un lavoro anche proprio di divisione in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e vedere anche se c'erano bambini, anziani. Quindi devo dire che hanno fatto un gran lavoro, fino alla fine di giugno lo hanno fatto. E quindi ripeto, abbiamo veramente cercato di aiutare tutti, come diceva il sindaco, l'abbiamo detto sin dall'inizio in molte interviste, cercheremo di stare al fianco di tutti, e così in realtà è stato, perché chi per caso era stato dimenticato comunque bussava alle nostre porte e giustamente ci chiedeva aiuto. Abbiamo cercato anche di avviare tutte le attività tramite i fondi, diciamo, statali, 79.000 euro che ci sono arrivati, li abbiamo diciamo utilizzati quasi subito. Abbiamo dato dei bonus appunto per fare la spesa a 159 famiglie, 159 sono stati richiedenti, 159 sono stati accontentati, cioè tutti, e per 2 mesi appunto hanno avuto questi buoni spesa. E poi abbiamo avuto anche i fondi regionali, o meglio, avremmo dovuto avere 180.000 euro, ma in realtà alle nostre casse sono arrivati solo 5.000 euro,
E questi 56.000 euro siamo riusciti a dividerli a 142 famiglie, che però erano diverse delle famiglie, quindi i criteri sono stati sempre quelli richiesti in base alla normativa, in base a quello che ci chiedeva lo Stato e la Regione, quindi tenere in considerazione chi sei, tenere in considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare, se ci fossero minori, disabili, ma ovviamente anche capire se erano in cassa integrazioni, se c'erano pensioni, insomma una serie di cose. Laddove ovviamente non potevamo aiutarli con questi buoni, appunto abbiamo attivato, ci siamo attivati con il conto corrente. Anche qui un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a farci arrivare alla cifra di 10.300 euro, di cui 7.000 euro quasi già sono stati distribuiti pagando utenze domestiche, pagando bombole del gas, perché per esempio chi aveva avuto i buoni statali probabilmente non avrebbe preso quelle regionali, avrebbe preso un'integrazione, però nei buoni statali c'era solamente la spesa, mentre nei buoni regionali c'era anche la bombola del gas e le utenze domestiche. Quindi abbiamo cercato di far fronte a tutte queste criticità che poi si sono formate nel corso del tempo. Poi abbiamo avuto anche dei fondi da parte del distretto di 32, abbiamo avuto 18.600 euro per l'assegno civico, quindi abbiamo attivato subito 14 persone che hanno fatto richieste e quindi hanno lavorato all'interno della comunità e quindi si sono anche guadagnati, diciamo, un po' di soldini grazie appunto al fondo di solidarietà anticrisi. E poi 21.600 euro invece per i buoni spesa, anche qui da parte del distretto di 32. Quindi insomma abbiamo cercato veramente di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità, l'abbiamo attivato. Adesso c'è la seconda annualità del fondo di solidarietà sociale anticrisi, sempre del distretto di 32, abbiamo attivato l'assegno civico giugno, luglio, agosto, mentre per quanto riguarda i 21.600 ulteriori della seconda annualità, ma che hanno anticipato per una questione di Covid, abbiamo fatto l'avviso, hanno presentato la domanda in tanti, ma i criteri sono stretti, cioè qui ci dicono se avete preso aiuti statali, regionali o altre cose, non potete più prendere nulla. Quindi di tutte queste domande, di tutte queste istanze che ci sono pervenute, sicuramente noi riusciremo a dare soltanto a 3-4 persone e quindi chiederemo, anziché mandare soldi indietro, più che altro chiederemo, come è solito fare il nostro sindaco, chiederemo una rimodulazione, come abbiamo fatto l'ultima volta, per l'assistenza all'autonomia e comunicazione, perché dovete sapere che il distretto spesso agisce senza comunicare niente ai sindaci, fanno delle scelte così, senza magari sapere nello specifico quello che i comuni e le poi amministrazioni... Poi li riconduciamo noi sulla retta via. Quindi sicuramente con questi soldi, insomma, che rimarranno, faremo altro. E quindi insomma abbiamo aiutato su tutti i fronti. Se il sindaco è d'accordo, possiamo iniziare anche con le domande che possono rivolgere anche agli assessori eventualmente. Avanti, chi è che rompe il ghiaccio? Visto Santino Veri che sistemava la giacca, pensavo che volesse partire lui con una domanda. Avanti, nessuno che ha domande da fare, non ci credo. No, non abbiamo, tutto non abbiamo detto, c'è un'infinità di cose. Ci vorrebbe più tempo sicuramente. Vabbè, nel frattempo che qualcuno se la pensa per le domande, Carmelo, vedi tu. Una domanda con una risposta breve. Domanda flash e risposta flash. Noi, come dicevo prima, ci siamo sentiti e visti quotidianamente con le dirette nel corso del lockdown, anche con sigillo, erano state fatte delle previsioni che erano un po' catastrofiche e io dicevo poc'anzi che il turismo di prossimità comunque qualche risultato importante ha portato. Avete già contezza di come stia andando questa stagione 2020? Allora, mi riferisco ovviamente alle attività culinarie, ai ristoranti che vedo pieni, dico, questo grazie al turismo di prossimità. Sì. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per la domanda Carmelo. Noi effettivamente quando ci siamo visti più o meno ad aprile, che era pieno... Eravamo spesso e c'era una situazione catastrofica. Esatto, parlavamo pure di prendere tutti i soldi dei capitoli, tutte le risorse dei capitoli degli spettacoli e spostarli per gli aiuti in generale. C'è da dire che noi siamo stati bravi e lungimiranti, in questo lo atto al sindaco, di non toccare proprio tutto quello che era dei capitoli degli spettacoli, perché come vedete
con il distanziamento giusto e con la giusta organizzazione, noi siamo uno dei pochissimi comuni, se non l'unico, in tutta la zona a organizzare 30 manifestazioni, che di questo periodo è grande cosa, ve lo posso assicurare. Per quanto riguarda le previsioni che si facevano, e che invece adesso la realtà che c'è è ben diversa, perché a Santa Teresa oggi le nostre strutture le ricettive sono piene, perché è difficile trovare davvero un posto letto, e noi, per, l'ha detto prima il nostro sindaco, per ovviare, perché la crisi comunque sia, questo periodo di emergenza non è finito, dal 1 settembre al 31 dicembre abbiamo voluto dare questo contributo alla nostra associazione B&B per offrire una notte a tutte le persone che stanno funzionando. Già sono arrivate molte richieste sia sul sito che tramite telefono, e dal 1 settembre al 31 dicembre appunto ci sarà questa notte ogni tre che prenoteranno, che sicuramente è un qualcosa in più, perché noi di solito a settembre riuscivamo a riempire i nostri B&B con gli eventi che facevamo, soprattutto con il Romolo Porto Festa, quest'anno non l'abbiamo potuto fare e quindi stiamo ovviando in qualche maniera. Sicuramente le previsioni non erano eccezionali, ma il risultato è stato di gran lunga superiore alle aspettative. E quindi mi riferivo al turismo di prossimità, perché qualcuno potrebbe forse equivocare. La crisi c'è e riguarda però le strutture stellate, ad esempio se noi andiamo a Taormina mancando i turisti stranieri, il problema è serio, abbiamo il problema degli stagionali che abbiamo affrontato anche più volte con Danilo Lo Giudice, ci sono circa 10.000 stagionali con seri problemi nella nostra provincia di Messina, un problema che ha toccato con mano anche come deputato regionale. Sindaco, mi pare che qui a Santa Teresa secondo la gente vada tutto bene, nessuno ha domande. No, magari a dire sì. No. Ah, ecco, c'è una dicevo all'inizio. Siamo sì, tumpolatemi, scippiamo magari, ma che vada tutto bene, un parolo. Visto che nessuna domanda da fare. Ma ecco che arriva la prima. Buonasera a tutti, mi chiamo Mario Studiale, abito in via delle Colline, Vico Primo. Più volte ho chiesto, se passate di notte non ci vediamo in faccia, ci sono delle luci che fanno pena. Da quanto tempo e a quanto tempo dobbiamo aspettare ancora per cambiare questa lampadina? Spererei un anno, non di più, e le spiego perché. Perché giustamente lei mi dice in via delle Colline, Vico Primo, c'è questa situazione. Non è che Vico Secondo è diverso, o non lo so, dove abito io è diverso. Tranne la Nazionale, il Lungomare, Misterio e via Roma, che sono innovative a LED, il resto hanno le vecchie lampade analogiche. Come lo risolviamo il problema? Abbiamo mandato all'Ureca, che è competente, la procedura di gara per il project financing per la pubblica illuminazione, per cui tutto il territorio comunale dove non ci sono LED verranno sostituiti. Per cui questo è quello che faremo, ma riguarderà tutto il territorio comunale complessivo. Però le prometto che una controllatina alla ditta gliela faccio dare, se c'è qualche plafoniera da pulire la facciamo pulire, questo sì. Per la sostituzione, diciamo, differente, dobbiamo aspettare un pochettino. E questa riguarderà però tutto il territorio comunale, così siamo uguali con tutti, perché se no dicono che lei è amico mio e le sto facendo la cortesia sotto casa, e non è possibile. Grazie. Altre domande? Allora, sicuro ho visto l'onorevole Ficuccio che voleva intervenire, però lo invito sul palco. Se non c'è una domanda, se c'è la domanda io non l'avevo vista. C'era una domanda, ecco, da quella parte. Forse. Ah, no, se c'era sì. Non vediamo, si prepari però fari... l'onorevole Ficuccio che voleva intervenire. Abbiamo i fari, no, di... con i fari non si vede effettivamente. Non si vede bene. Ah, sì. Salve, buonasera sindaco, buonasera a tutti. Immaginate il motivo della domanda o il settore di mio interesse. Parlo della spiaggia. Turismo di prossimità a cui fa riferimento Carmelo è bellissimo, insomma le spiagge sono piene, diciamo che quest'anno è veramente un'annata di partecipazione dei turisti di prossimità qua in zona, però quel pezzo di Santa Teresa che va dal muretto alla Battigia, spesso io lo vedo come terra di nessuno, nel senso che è un po'
tralasciata la vigilanza, mi ha entusiasmato la sera del 14. La sera del 14 ho visto guardare la spiaggia con un'attenzione particolare e quello mi ha entusiasmato, dico forse ci siamo, forse non sarà più terra di nessuno, perché è inutile insistere o dire cosa succede sulla spiaggia, succede di tutto. Proprio oggi un caso sotto il mio balcone, c'è tanta gente e come in tutti i posti dove c'è tanta gente ognuno fa quasi quello che vuole. La attenzioniamo meglio questa spiaggia, sì, grazie. Concordo, grazie a te Saro, concordo con quello che dice Saro. Purtroppo ci dobbiamo confrontare con quella che è una situazione complessiva, nel senso che il nostro corpo di polizia locale, benché sia dotato di tanta buona volontà, delle risorse umane che sono quelle che sono, che conosciamo tutti, e vi garantisco che ce ne vorrebbero almeno altri 10 per poter fare un buon lavoro. Quello che avevo chiesto io per quest'anno in modo particolare, soprattutto vista l'emergenza del Covid, era una cosa molto semplice, che è avvenuta in alcuni comuni e in altri no. A Sant'Alessio sì, negli altri no. L'anno scorso a Taormina sì, negli altri no. A Campione non so come fanno a decidere. Se non ci mandano le risorse umane, che ci mandassero le risorse economiche, perché alla fine con risorse umane o risorse economiche puoi attivare un servizio di vigilanza sulla spiaggia in maniera puntuale e precisa. Noi il 14, il 15 e anche il 16 abbiamo dovuto fare ricorso all'ausilio delle associazioni di volontariato, e che ringrazio, i carabinieri in congedo, i ragazzi, gli ispettori ambientali, ovviamente il nostro corpo di polizia locale. Però è chiaro che lo puoi fare uno, due, tre giorni, riuscire a monitorare la spiaggia costantemente. Per poterlo fare devi avere o delle risorse umane aggiuntive, che in questo momento non ci sono, o delle risorse economiche. Sarebbe più giusto che sia a livello nazionale, ma allo stesso tempo anche a livello regionale, invece di tagliare, si mettessero delle risorse per agevolare quei comuni costieri che hanno questa necessità, e questo ci consentirebbe di poter intervenire in maniera più puntuale e precisa. Noi cerchiamo di farlo, non lo facciamo però, come dice Saro, in maniera organizzata, strutturata e come realmente ci vorrebbe. Ovviamente la mia buona volontà c'è e mi auguro che ci sia la possibilità di farlo negli anni a venire, perché la spiaggia è il nostro bene primario di fondamentale importanza, e tutelarla, vigilarla deve rappresentare un elemento fondamentale ed essenziale. Concordo con il tuo ragionamento. Saluto anch'io Sara, che non avevo visto prima. Ma non si vede. Altre domande? Perché se no c'è l'onorevole Figuccia che voleva fare un saluto. Dov'è l'onorevole Figuccia? Che l'ho perso. Figuccia, vieni a fare un saluto. Nel frattempo, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, la faccia, e dopo lasciamo la parola al sindaco metropolitano per un saluto anche a lui. Non vuoi salire? Fateglielo un applauso, se no... Con Vincenzo c'è una bella sintonia, perché condividiamo tante battaglie in Parlamento insieme. Io pensavo che con Cadeno di aver visto tutto, perché Cadeno è il massimo dell'esplosione, è inarrivabile Cadeno. Ma vi garantisco che Figuccia non è che sta bene, una voce faccio morire. Però con lui veramente insomma abbiamo fatto dei bei percorsi, delle belle battaglie in Parlamento. Mi fa piacere che lui sia venuto a trovarmi, a trovarci, a trovare la nostra comunità di Santa Teresa. Ogni tanto si arrabbia perché dice che penso troppo a Santa Teresa e alla provincia di Messina, però alla fine dico, non è che mi vanno a rubare il quartiere a seggio. Prego Enzo, saluto. Ciao Danilo, intanto complimenti a te per questo modello che state mettendo in campo, che è quello davvero di una progettazione partecipata, di una condivisione con la comunità. E ti posso dire da parlamentare, seppur diciamo non vecchissimo, dico, per la politica siamo ancora ascrivibili alla categoria dei giovani, bontà loro. Ti posso dire che in realtà non è l'approccio assolutamente scontato che c'è nelle comunità. Non è così in ogni comune, lo voglio dire a te che lo sai, ma lo dico
alla tua comunità, alla quale dico tenetevelo stretto, cioè continuate a farlo partecipe di assemblee importanti come quella del Parlamento, ma tenetevelo stretto in un comune come questo, perché sappiate, non tutti i comuni hanno la possibilità di avere una rappresentanza in Parlamento come questa. È vero, forse diciamo, se non sono pazzi non li prendiamo nel nostro gruppo di amici, una comunità che è fatta prima ancora che di politica di persone, di personalità anche decise. Sapete, io mi sono dimesso da assessore regionale ai rifiuti quando qualcuno incominciò a dire che quel tetto degli stipendi d'oro di 270.000 euro era un tetto che andava tolto, perché mi dissero: Figuccia, sì, tu vuoi fare l'assessore, ma devi sapere che questi burocrati sono quelli che ci salvano diciamo le spalle. Ma forse a te, perché io non ho bisogno che nessuno mi salvi le spalle, la mia esperienza è dalla parte dei cittadini, e quella fu l'occasione in cui mi dimisi da assessore regionale. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Insieme abbiamo fatto la candidatura alle regionali, c'era, a proposito di pazzi, Cateno, che era candidato all'assemblea regionale in questo gruppo, ma aveva il berretto con scritto De Luca sindaco. Dicevo: compare, scusami, ma se tu sei fare il deputato regionale con noi, come che ci metti De Luca sindaco? Cioè, sì, perché poi quando io verrò eletto, dopo 6 mesi mi dimetterò contro tutti i partiti, andrò a fare il sindaco della mia città, e c'è Danilo, che è una persona che è cresciuta con me e che gode della mia stima, della mia fiducia. E devo dirti, Cateno, che è stata una delle più belle opere che tu abbia fatto, quello di contribuire a fare Danilo parlamentare regionale, perché è un ragazzo assolutamente eccezionale. Lui non è geloso, perché dice che la sua ambizione è che tu diventi più bravo di lui. C'è la Marciavaghiare, compa, la Marciavaghiare di tutti lui. A Marciavaghiare, perché segue il consiglio di mia mamma, no? Che mia mamma dice: piglia dei meglio di meglio di minchia, vedi che ti puoi pigliare. Ho avuto la fortuna di avere il massimo, quindi. A Marciavaghiare, perché voi sapete, e tu hai il privilegio di fare il sindaco di questa bellissima comunità, perché sapete che il sogno di questo gruppo di pazzi, di questo gruppo di amici che sta portando avanti le iniziative, è, insomma, qua tra di noi ce lo possiamo confidare, no? Tipo, alla fine c'è tuo cucino, ti scanto, ti stanno giocando, no, 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 una cosa credo che l'ultima volta, tu non lo sai, Figuccia, aspetta che te lo dico, l'ultima volta che Cateno è venuta a un incontro così in sordina per fare un saluto, io avevo vinto con i ragazzi, avevamo vinto le elezioni, e Cateno dice: no vabbè, passo per fare un saluto, e mi fece diventare candidato alle regionali così, senza dirvelo proprio. Quindi ragazzi, andiamoci piano, mi raccomando. No, penso che non dico nulla di nuovo nel considerare che in politica, come in tutti i mondi, tutto è fatto di cicli, ragazzi. Cioè, non è che potevo ancora combattere con gente che aveva in Parlamento di tutti. Puoi fare, non mi è conveniente, no, qua sono abituato, non li vuoi fare. Penso che è giusto che ci sia una tornazione, penso che così come in questa provincia siete riusciti a fare dei sindaci di grande eccellenza, penso che questa regione, la regione siciliana, meriti di avere un sindaco dei siciliani che, perché no, possa fare anche il presidente di questa benedetta regione. Perché modelli virtuosi come quelli di questi comuni possano diventare modelli virtuosi in Italia e in Europa, di cui poter andare orgogliosi. Quindi, caro Danilo, io con un presidente della regione come Cateno ti vedo certamente assessore importante regionale nei prossimi anni, e questo penso che è il miglior auspicio che posso fare alla tua comunità, che può assolutamente andare orgogliosa di te. Buon lavoro, godetevelo e sostenetelo. Scusa, che potete. Arrivato a questo punto, grazie, intanto fate un applauso a Vincenzo, ma resta qua. Cateno, vieni qua e consegnaci le tue riflessioni finali, conclusive. Basta che non facciamo salutare qua, come si dice più. Però vi posso dire che da quando è sindaco della città di Messina, sindaco metropolitano,
Ecco, intanto ho cominciato a comprendere che ora ho due bambini anche io e quindi, insomma, quella 5 minuti prima, ci vediamo fra 5 minuti alle 5 del mattino, lo abbiamo posticipato già di 2 ore, siamo arrivati alle 7, quindi questo, su questo ragioniamo. E poi comunque anche mi aiuta, insomma, nel poter programmare le cose, perché prima eravamo pronti, sempre e comunque. Vabbè, descriviamo lo scenario dei prossimi 10 anni di politica regionale, basta, no? 10 anni basta, sì. Ma partiamo anche da qualche riflessione che ho colto e che vi fa piacere che ricordiamo quelle che sono state anche delle idee che più tempo passa, più si conferma che ha un senso. D'altronde si paga il prezzo di vedere oltre la siepe con una certa velocità. Questo è un prezzo che ho sempre pagato, ma non mi ha mai fermato nelle mie riflessioni, ma soprattutto nell'azione, perché poi la riflessione fa parte dei filosofi, l'azione fa parte del vero politico, dell'amministratore, ed è quello che abbiamo sempre cercato nella nostra così posizione di imprimere, mi permetto di dire anche come classe politica, perché ne abbiamo sfornate classe dirigente, ne siamo orgogliosi. Danilo sicuramente è un esempio di questa classe dirigente, perché va avanti, si evolve, va oltre quelle che sono anche le origini. È logico che va rifondata il sistema Sicilia e va rifondata da tanti punti di vista. È logico che non è pensabile che ancora discutiamo di un intercomunale Santa Teresa, Limina, e non si è messi d'accordo neanche per fare l'accordo di programma. Onestamente mi girano le balle. Perché? Perché ho fatto 70 accordi di programma come sindaco della città metropolitana. Questa dimostrazione che quando poi si è in un contesto eccessivamente individualista non si ottengono i risultati, ma la gente ormai non si pone il problema se è amministrato da Campanile Limina, da Campanile Savoca. La gente vuole i servizi e soprattutto vuole vivere il proprio contesto anche con quelli che sono standard di qualità, perché il tema è questo, perché la vera scommessa, futura scommessa di tutti i palazzi municipali è l'ottenimento delle certificazioni di qualità che farà la differenza. Qui abbiamo iniziato con la bandiera blu, ma c'è da discutere su tanti altri fronti, e che quindi costringe i palazzi municipali a agire con una visione strategica di area vasta, che sostanzialmente significa entrare poi nel dettaglio di ciò che esiste e ciò che non esiste, e quindi definire una volta per tutte quello che avete accennato. È inutile che c'è un palazzetto chiuso a distanza di 5 km e poi ne finanzi un altro che magari non ha certe caratteristiche. Beh, sto lavoro l'abbiamo iniziato noi ora col piano strategico metropolitano, l'abbiamo iniziato mesi fa, stiamo arrivando alla conclusione, chiuderemo il piano strategico a settembre, dove abbiamo suddiviso il territorio in modo abbastanza semplice, partendo dalle vallate quindi e definendo con una ricognizione ben precisa quel che esiste e quel che manca, e questo naturalmente costringendo dall'alto a ragionare con questa visione insieme. Certo, farò il presidente della regione siciliana? Certo che lo farò. Di questo non dovete avere dubbi, perché sarà così. E quindi in questo includo quello che secondo me va modificato. Intanto rompiamo questo quadro palermocentrico, ovviamente non parlo del mio amico Figuccia perché pure lui è d'accordo con me. La visione palermocentrica è quella di avere una regione siciliana che fa pagare il pizzo legalizzato al territorio. E quindi, siccome deve gestire anche quando andiamo al cesso, perché? Perché una classe politica che non ha una visione d'insieme, che non sa sfruttare la piattaforma euro-mediterranea che noi rappresentiamo, ha bisogno di andare a controllare quando Pippo Arpi va magari al cesso, perché così controlla la vita di Pippo Arpi, che non ha la capacità di fare altro. E allora ecco, ho citato te perché sei il più alto, Pippo, rispetto agli altri, là in prima fila. Allora, quando ti trovi con una regione siciliana che continua a fare questo, è logico che va totalmente rifondata e decentrata. Quale sarà la regione siciliana di Cateno De Luca? Ecco, potete prendere appunti. Non gestirà, decentrerà il territorio,
ripartiranno i sistemi nuovamente provinciali e i comuni saranno ridotti di 2/3, perché 500 comuni non servono, non servono. Ed ecco qual è la vera rivoluzione. Cosa dovrà fare il Parlamento siciliano e il Governo regionale? Ma è semplice, dovrà fare lo Stato nello Stato, cioè prendere quel ruolo che ci appartiene come statuto di autonomia e svolgerlo una volta per tutte. E come dico sempre simbolicamente, se deve dare un colpo d'ascia a tutto ciò che proviene dalla Sicilia e va nel resto d'Italia o nel resto dell'Europa, come le nostre risorse energetiche, lo deve fare e basta. Perché diversamente continueremo a essere sempre pisciatoio, prima ero dell'Italia, ora dell'Europa. Il nostro mercato non esiste più perché siamo invasi dal mercato estero, ovviamente siamo stati stuprati in quello che era la nostra identità economica, proprio perché tutti i nostri prodotti ormai sono, si è deciso attraverso una serie di sostegni di oppio, però quando arrivava l'oppio ci faceva comodo perché mettere a regime di non coltivazione i nostri territori era importante perché ci arrivavano i soldi in tasca e di conseguenza non si coltivava. Il risultato è stato che un grande dissesto idrogeologico, l'invasione del nostro mercato da altri prodotti e come sempre abbiamo fatto, come dicono sempre ad Oxford, la figura delle pirla a cubo. Questa era la Sicilia immaginata nel nostro statuto d'autonomia? No. E tutto questo perché? Perché la nostra, il nostro disegno poi organizzativo di amministrazione è quel disegno che serve ai politici scarsi, a quelli che non hanno una visione, a quelli che non si vogliono sporcare le mani amministrando, ma semplicemente a quelli che vogliono gestire potere, come ci chiamiamo noi, la politica dei soldatini. Beh, tutto questo dovrà sparire, certo, c'è un percorso da fare, lo stiamo facendo. È un percorso molto duro perché è ovvio che significa essere sempre bersaglio quando poi ti metti a confronto con questi sistemi, ma come diciamo sempre ci siamo sempre difesi a mani nude e continueremo a farlo ed è logico che non accetteremo supinamente che la Sicilia resti questa. Il lavoro lo stiamo portando avanti, in questo momento abbiamo nel Parlamento siciliano chi sta tenendo questa bandiera, che non è solo Danilo Lo Giudice ma è anche Vincenzo Figuccia, che ci siamo conosciuti all'interno del Parlamento e poi le reciproche follie le abbiamo condivise in più occasioni. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che questa terra ha tutto. Noi, a differenza degli altri, non ci manca nulla, ci manca soltanto quella voglia di rimboccarci le maniche e ritornare alle nostre origini. E la nostra origine non era quella comunque di passare in una subordinata rispetto a quelle che sono state politiche di governo come ci hanno poi ridotto in questa fase. Era quella di continuare ad essere baricentrici e soprattutto, la storia è chiara, ma noi non possiamo neanche vivere di storia perché quello che io non sopporto sono le sedute spiritiche che cercano di rievocare il tempo passato, che magari chi è che fa le sedute spiritiche è peggior nemico della Sicilia. Allora la parte diciamo storica ve la risparmio, ma quello che in ogni caso vogliamo fare e portare avanti in termini definitivi è questa rivoluzione che la Sicilia merita, la meritano anche i siciliani. Tutto questo lo stiamo facendo iniziando, portando avanti il nostro percorso all'interno delle istituzioni municipali. Dove abbiamo amministrato ci siamo distinti, questo sì, e continuiamo a distinguerci, questo sì. D'altronde perché tante cose si fanno a Santa Teresa e in altri comuni no? Perché tante cose si stanno facendo ora a Messina e prima non si facevano e in altre città no, ma semplicemente perché noi amministriamo, non facciamo politica all'interno dei palazzi municipali. La parola d'ordine che ho sempre dato, Danilo lo sa, non si fa politica nei palazzi municipali,
Nei palazzi municipali si amministra. Amministra significa che tu devi avere la capacità di capire i problemi che ha quella comunità e trovare le soluzioni. Diversamente, se pensi di stare lì perché devi pensare alla prossima tappa e quindi nel fare politica e conquistarti il consenso te lo conquisti col buon governo. Se governi bene, non è vero che la gente non capisce. La gente capisce e ti premia. E dove noi siamo stati? Siamo stati capiti, magari non subito, perché anche da questo punto di vista la nostra visione non è comune, ma il tempo strettamente necessario per essere capiti dai fatti. Questo ci ha portato a distinguerci e ad essere eletti in continuazione. Sarà così fino a quando arriveremo definitivamente alla conquista di Palazzo d'Orleans. Se avete qualche domanda, fatemela, perché approfittate che è un momento, questo, una parentesi storica, perché segnatevi le cose che vi sto dicendo, che poi abbiamo direte, cazzo, l'aveva detto lì a Villarragna. Abbiamo preso appunti, no, una domanda che sorge spontanea a questo punto, visto che qualche settimana fa aveva detto che non le interessava la presidenza della regione, stasera è stata perentoria. Quello che chiedo è... Ma lei l'ha detto quando? Certo. Io ho detto uno scenario di 10 anni. Poi se sta 2 anni o fra 8. No, la domanda è. Buon Dio solo lo sa. La domanda è: ci sarà una ricandidatura a Messina oppure la tappa a Palermo giungerà prima che possa essere completato l'eventuale doppio mandato a Messina? Perché ovviamente si dovrebbe tornare per le urne. Ma io in questo momento sono orientato a completare il mio giro su Messina, che richiede ancora un'altra candidatura. Ma questo non significa che da questa villa non esca il prossimo candidato alla presidenza della regione, perché c'è solo Gabriele De Luca. C'è anche Danilo Lo Giudice. Scusate. Cioè, quello che ancora non c'è, noi non siamo prevedibili. E meno male. Allora, per ora, il concetto, io già so come finirà la prossima elezione e anche quelle di fra 8 anni. Vi posso scrivere un bigliettino già cosa succederà. E allora una cosa è certa. Noi saremo protagonisti della prossima campagna elettorale alle elezioni regionali. Poi, se il candidato è Catero De Luca, Danilo Lo Giudice, non ha importanza. È il progetto quello che è importante. E soprattutto è fondamentale che alla prossima occasione noi mettiamo dei punti fermi per scardinare quel sistema. Dopodiché, se il messaggio è aspettando Godot, cioè Catero De Luca, che completi la sua azione a Messina, e nel frattempo già c'è la posizione all'interno del Parlamento siciliano che cominci a fermare o quantomeno a condizionare il positivo il sistema, è anche possibile. Quindi sono tante variabili, grazie a Dio abbiamo gli uomini e le donne per poterci permettere di fare anche questo. Volevo chiedere, mi sembra interessante questa rivoluzione annunciata, il taglio dei comuni, riduzione dei comuni che sono troppi, riattivazione evidentemente delle province, una riforma pasticciata che è rimasta quella che è, quella che vediamo con degli enti svuotati di significato, cambiare il nome, le competenze ci sono, lottano con finanziamenti, con risorse che mancano, però questo significa avere un grande consenso, avere anche un supporto politico non indifferente, fare una modifica del genere, andare a tagliare, ridurre i comuni. A Messina Catero De Luca è stato eletto senza un consigliere comunale, tant'è che è stato necessario il Salva Messina, il cambio di passo, la minaccia delle dimissioni, per cercare di capire anche l'orientamento.